Chiudete porte e finestre e alzate il volume della vostra radio. Questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure. Benvenuti. Benvenuti al nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre sono in compagnia di Banda. Ciao ragazzi! Di Mac. Bentrovati giovani! E di Ale. Ciao Jack. Episodio, saluti specificatamente, a me fa molto piacere. Episodio numero 296, siamo vicini al 300, che sarà ovviamente registrato in quel di Perugia, al Magic Merchant Polo Nerd del capoluogo umbro, e non vediamo l'ora, siamo gasatissimi. Ovviamente i posti sono sold out, come abbiamo detto moltissime volte. Erano sold out prima che dessimo l'avviso ufficiale della BBCon. I Patreon si sono ciucciati via tutti i posti, perché loro avevano ovviamente il diritto di prelazione. E vabbè, l'anno prossimo cercheremo di fare qualcosa di diverso. In un palazzetto, si farà quel che volta. Si può. Però per quanto diventi grande, siamo sempre quattro, per cui il problema non si lo spostiamo, ma è sempre lì. Siamo purtroppo, cioè, perché la cosa bella del DBC, della DBCon, è che siamo noi che giochiamo con il nostro pubblico, mentre per esempio quando facciamo le convention o altro noi spieghiamo, intratteniamo, ma non è che giochiamo effettivamente con i nostri ascoltatori. In questo caso è un'esperienza molto diretta, che va proprio tattile, perché potete proprio toccarci mentre giochiamo, capisci? E potete proprio sedervi al tavolo con noi e giocare. Comunque vada, sarà un successo. Però c'è stato per esempio lo scorso weekend, cioè due weekend fa, perché siamo nel temporale. Comunque tutto il DBC tranne me siete andati a Bardolino a fare la convention della Dimbilico. Esatto. Beh, ragazzi, non tutto il DBC, no, io e Ale. Non c'era neanche Ale, Mac. Esatto. Ale, pensavo ci fossi Mac. Alla fine Mac dovevo, non ho potuto. È stato veramente figo, perché Bardolino, ragazzi, è una città strepitosa. L'ho frequentata diversi anni per motivi di capoeira, perché uno dei nuclei del nostro gruppo storico era lì, e devo dire una città magnifica. Tra l'altro l'hotel che ci ospitava, che era del presidente dei Dadi Imbibico, possiamo fare pubblicità, l'hotel Marina. L'hotel Marina era praticamente a 150 metri dal lago, quindi tu uscivi la mattina, andavi a fare colazione alla mitica pasticceria Acuolina, poi andavi al lago e il pomeriggio gioco dalle 2, dalle 3 fino alla mezzanotte, al tranza, perché io a un certo punto ho mollato all'1:30, sono andato a dormire dopo tipo 13 ore consecutive. Sì. Mentre Ale, quando sono andato via, mi fa: buonanotte, Banda. E credo che abbia finito di spiegare White Castle al terzo gruppo, e credo abbia anche poi spiegato lo stesso gioco a un quarto prima di andare a letto. Una roba incredibile. Un eroe. Abbia finito alle 3. Poi mi sono messo a parlare col presidente. Siamo rimasti lì a bere la birra fino alle 4. Poi sono Comunque, ringraziamo tutti, in primis Giampiero, che è appunto il presidente, nonché il proprietario dell'hotel, dell'albergo. È stata veramente una bella convention, un bel momento di gioco, con un afflusso più o meno di 50 persone al giorno, anche perché la capienza che quel posto poteva tenere al massimo. Un turnover incredibile di tavoli, gente più o meno di tutte le età. Ecco, non c'erano propriamente casual gamer. Tutte le persone presenti erano sicuramente preparati, però è bello perché anche i più giovani, che erano tutti figli dei giocatori più vecchi, erano veramente tutti sul pezzo, cioè si sono seduti e si sono divorati tipo Tri-Ring Circus, si sono provati diversa roba con un mindset proprio da gente, da giocatore consumato. Io ho portato Mercato di Lisboa, il Lacerda Super Light, che è vero, tra l'altro, okay. Ho detto che è vero, e tanto insieme a Pombo, Light Cerda, bravissimo. Ho fatto giocare Village Pillage, che è il progetto di Kickstarter di cui abbiamo parlato mille anni fa. Gorus Village Maximus a 5 quello. Giocatori. Com'è stato? È stato molto bellino. Un metric taking, però secondo me a squadre dal meglio. Super. E poi The White Castle, che poi sarà argomento di discussione più tardi. Sì. Io ho fatto diversa roba, ma tra tutti spiccano sicuramente Kiriai, quello dei samurai che ci siamo portati da Essen. Le mie sfide contro Orso ormai sono leggenda. E tra tutti sicuramente Challengers, la nuova edizione, perché ho potuto provarla sin dalla prima sera in cui siamo arrivati, perché sono arrivato il venerdì sera, e quindi con i membri senior dei Dadi in Bilico, e devo dire la verità, è piaciuto a tutti quanti.
E questo nuovo set introduce delle carte che sono la fine del mondo. Cioè, sì, proprio uno step, ma un livello di, sì, pensiero diverso dal primo set. Mi hai detto che funziona tantissimo. No, poi adesso non vedo l'ora di combinarlo col primo set, perché viene fuori una grande... Tra l'altro sto notando che Max sta incrociando la sua tesi di laurea sul tablet. Sì, esatto. Con un'altra roba, con un'altra roba sul cellulare. Perché Max studia, è letteralmente, sì, esatto, l'equivalente di studiare mentre il professore, sì, sta chiamando. No, sto facendo fact checking. È lì che fai il don fichino con la roba davanti, no? Però, comunque, cioè, Ale, tra l'altro ricordo, banda, lo sai benissimo che tu, lo sai anche Mac, nessuno ha mai visto realmente dormire Ale. Cioè, ah, no, beh, quindi la mia tesi, no, quindi è che probabilmente è stato Banda, sì, sì, ha fatto il è un fake, è chiaramente un fake. Comunque, vabbè, sì, beh, ricordiamo che, sì, a Essen la teoria, allora, la teoria Ale si alzava due ore prima di noi, la teoria dominante è che Ale non dorma, non c'è, però questo in realtà non lo possiamo sapere per certo, perché noi dormiamo, quindi non possiamo controllarlo. Io non l'ho mai visto dormire. Cioè, l'ho visto appisolarsi per qualche minuto. Cioè, lui si sdraia a letto, ma poi non sappiamo se quando noi dormiamo lui si alza nella canonica posizione, perché... egiziana, sì, sì, esatto. Da mummia. Cioè, in realtà io credo sia una grande pantomima. Cioè, del tipo, oh no, è il momento in cui devo fargli credere che dormo. E dopo, sì, in realtà, sì, lui, esatto, gioca tutta la notte. In realtà, io non russo, fingo di russare. Sì, esatto. In realtà, è un golem. No, per dormire da solo e quindi non dover dimostrare che dormi. Tac! È lì la furbizia. Anni. È come The Prestige, la tua magia è far credere che russi, ma in realtà non russi. Perché non dormi. Sì. Cioè, vedi. È tutto un elaborato atto di... No, no, ma io... grande piano diabolico. No, ma è vero, Mac, tu non hai idea. Ma sai anche questa... Io l'ho sentito russare, Ale, comunque, sì, in passato. Ma è, sì, appunto, non l'hai visto, ma non l'hai visto. Sì. Però ti dico, Mac, noi scendavamo dal primo piano perché Ale aveva la camera e lui ne era l'ottavo era seduto, sì, che giocava a Retro Ball, sì, esatto, sì, pronto, vestito, per andare, ha fatto, sì, la, sì, doccia, sì, 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 era pronto per andare. Allora, sono alla quindicesima stagione di Retro Ball College. Quindicesima stagione. No, io, ma Illinois, ragazzi, Retro Ball è, amen, lo facciamo, è il miglior gioco di football americano per cellulare ever. E Retro Ball College. Sì, Retro Ball e Retro Ball College. Siamo partiti da Bardolino, siamo finiti a Retro Ball. Pensa a te, che salto. Va bene, e poi vabbè, un altro... No, volevo scusate, sì, vai, il World Temporale, ringrazio sicuramente il Bivacco Vicenza per l'evento che si è svolto domenica scorsa a Due Ville. E non ho modo di dirvi ora com'è andato perché è chiaramente non è ancora avvenuto nel World Temporale, perché... però sono sicuro che sarà stato un successo perché è un evento aperto a famiglie, bambini piccoli, non piccoli tipo 2-3 anni, ma insomma bambini dai 6 anni in su, per estendere almeno leggere, scrivere e fare i conti, 4-5 ore per estendere la cultura del gioco alle famiglie e fargli cambiare un attimo abitudine su Risico e Monopoli è sempre cosa gradita, ecco. Per grazie cui, Paolone Menegatti, grazie Paolone, e andiamo avanti. Io ho un annuncio abbastanza interessante. Il 1 novembre sarò a Lucca Comics. Contrariamente ai piani originali, vado a Lucca Comics perché Divigiochi mi ha invitato a fare da moderatore a un panel che si terrà a Luna alle 13. Non so dove, ma lo posteremo presto. Penso nel padiglione dei Carducci, quello piccolo di fianco. Sì, esatto. Spero per la tua sanità mentale di sì, perché se devi attraversare la città, no, beh, ma sì, no, è vero, sì. Allora, io non è che ho intenzione di visitarmi Luca come facciamo al tempo, perché non so se ho più le energie mentali e fisiche per farlo. Però sicuramente, spoiler, no, sicuramente no. Girerò nel padiglione che non mi ricordo come si chiama, Carducci, quello dei giochi da tavolo. Partiamo benissimo, no, sotto poi... i migliori auspici, esatto, questa trasferta, sì, Lucchese. No, io so dov'è tutto, ma non so i nomi delle cose. So che in Piazza Napoleone c'è quello grande dei fumetti che andrò a visitare sicuramente, anche perché è abbastanza vicino il Carducci. Però insomma, diciamo che girerò per motivi anche poi di PR vari, quindi se mi trovate nei tavoli venite e insomma ci... Ho avuto un flash di te con l'impermeabile, fai, oh, ma conosci il podcast, no? Perché sì, sì. E gli giri i bigliettini tipo i mizzini che non abbiamo più, vabbè, che abbiamo finito, bisogna farle, anzi. E detto questo, sai cosa potresti fare? Potresti, sì, andare da Zero Calcare e dargli del tuo e chiedergli se ti fa il disegno dei quattro, sì, membri del DBC, perché nessuno, e poi lo usiamo come cover di Facebook. Esatto. No, secondo me spacchiamo tutto. Gli aghigini. Sì, sì. No, sai chi posso chiedere di farmi un altro un ritratto della nostra, ad Demico.
A Demicio Dimitrievski. Ma perché Demicio è Demico? Perché mi è Dimitrievski. Mihailo Dimitrievski. E allora lo chiamano Demicio. Mihailo Dimitrievski sarà il protagonista del panel che sono, come dire, chiamato a moderare in quel di Modena dalle 13 nel padiglione quel attivo. Quel di Luca. Cosa ho detto? Modena. Figurati. Sempre peggio. Sempre peggio. Detto questo, credo che sarà lì vicino a Carducci. E non siamo ancora nello Zufolo. No, aspetta che inizi lo Zufolo e parte il numero. Allora, posto che ho fatto il peggior annuncio di sempre, però ho un'altra settimana per farlo, quindi posso migliorare ancora. Puoi inviare degli audio ad Ale da inserire. Pacciare dopo. Questa era la bozza. Poi vado a mettere dei puntini sulle. Mi raccomando che dovevo dire perché io sono in Germania, dovete mandarmi la roba prima, perché sennò... Io non ti devo mandare niente, faccio tutto oggi. Che bomba! Io ti ho già mandato tutto. Sei in carrozza questa settimana. Banda prepara troppo presto perché poi vengono fuori delle robe e dovrebbe rifarlo, ma lo fa troppo presto, io lo faccio troppo tardi. L'unico è Mac praticamente che si salva. Sì, Mac esatto. È variabile, fa da domenica, no, a volte sabato, a volte domenica, a volte lunedì, dipende. Beh, io ho fatto anche dei venerdì comunque, te l'ho detto. Hai fatto molti più martedì. Martedì un cazzo. Non ti allargare. Hai fatto anche un mercoledì mattina e ti ho odiato in ogni modo. sto giro lunedì. Okay. Io non l'avrei messo dentro. Vabbè, però dipende anche dalle circostanze della vita. Cioè, se ho la partita che mi serve per finire l'intervento, ce l'ho di lunedì, non posso fare. Vuol dire semplicemente che ti sei organizzato ma male. Ma sono problematiche interne. Zufolo? Sapete cosa c'è di interno? No, lo zufolo. Mamma mia, ok, niente. Vai. Magicmerchant.it 3, 2, 1. Zufolo! Non lo so perché ho detto c'è qualcosa di interno, perché in realtà è lo sponsor interno. Ma neanche Bria Perugia. Comunque magicmerchant.it è sponsor di questa trasmissione, come sapete benissimo. Questa settimana prosegue la grande operazione Luccant, aspettando Luccant, con le super offerte dei giochi da tavolo che saranno in gran parte a Lucca scontate. Le trovate già in vendita su magicmerchant.it. Io ho una domanda. My name is Luca. Faccio la canzone. Metto due dati piccoli e poi sbracchiamo. Ok, va bene. Allora, il primo dato piccolo, il dato piccolo è che non è tanto piccolo, è che le spedizioni gratuite con Magic Merchant partono dai 40 euro, che non è banale. Però. E soprattutto conta tutto, si è alzato un po' perché ovviamente ho avuto una lunga discussione con questo, devo dire, con il Munifico, e mi ha detto che sostanzialmente a 25 di fatto tu stai pagando il corriere per il cliente di questi tempi, è vero. E quindi mi ha detto guarda, quello che sono riuscito a fare è 40, però i 25 che c'erano prima erano solo se prendevi giochi da tavolo di ruolo. Sì. Adesso conta tutto, anche gli accessori, le carte, le bustine fa sempre comodo, le butti dentro. Un gioco con due bustine, invece di pagarvi la spedizione, vi pagate le bustine. Praticamente questo è il sunto, il deal che il Munifico propone per quanto riguarda le spedizioni. Poi, per quanto riguarda invece l'outlet, io ho fatto una piccola selezione di cose molto costose che lo sarebbero un po' meno se andaste a cercare i giochi nell'outlet, detto anche aspettando Luccant. Volevi dicevi, Ale? Che non mi ricordo più, vai avanti. Allora vado avanti e quando hai qualcosa. E quando vuoi mettere il paletto nella mia bicicletta lanciata a 100 quando vuoi sabotare, quando vuoi sabotare l'intervento di Jack. Eccolo, mi è venuto in mente. Sì. Ma perché il Munifico ci tagga quando pubblicizza giochi di cui noi non abbiamo parlato? Ma non lo fa sempre, lo ha fatto tante volte solo stasettimana. È una nuova strategia. Io non la capisco, ma è evidentemente una nuova perché strategia. Ci invoglia a parlare di quei giochi, no? Ma piuttosto mi faccio una coloscopia. Ma comunque va bene. Allora dipende però, dai titoli. Insomma. Io volevo chiedere una cosa a Banda. Allora, il top. Allora, io sono andato a vedermi il grande contenitore Luccant. Sì. E la roba più costosa che propone un fantastico meno 35% passa da 3,59 a 233. È questa, è il Collector's Booster Box Magic Brothers War 12 Boost inglese. Che cavolo è sta roba? Barba? Praticamente la Brothers War è la grande guerra che c'è stata tra Urza e Mishra. Molto bene. Se sto qui a spiegarti chi sono Urza e Mishra, comunque c'è uno speciale sostanzialmente di un'ora e mezza, nel 93, quando Magic è uscito,
i due planeswalker principali, i due grandi, okay, i cardinali Richelieu, okay, erano i due fratelli Urza e Mishra, che si sono fatti una guerra devastante, che poi bla bla bla, e quindi adesso è tornato di moda questo conflitto. Infatti se cerchi Urza nel Magic Merchant ti verranno fuori tipo 2000 carte. La mitica, una era la fabbrica di Mishra e l'altra era la... Oh mio che era Dio, l'incantesimo, la macchina Urza Machine, no, Machine. Una era la c'erano le tre fabbriche di Mishra, c'erano queste tre terre che facevano tre robe leggermente diverse, disegni, e quando le combinavi si potenziavano l'una con l'altra. E questo gigantesco, Mishra Factory, scusa, ma questo gigantesco booster, cioè sono 12 pack, è un set sostanzialmente, cioè è un set dedicato a livello tematico alla guerra tra i fratelli. E sono 12 pacchetti. Sì, perché ovviamente questo booster pack riguarderà quel setting lì e chiaramente costa un casino, ma il problema è qual è? È che onestamente tutti i set delle ultime espansioni di Magic ormai sono talmente tanti e talmente variegati nel setting, tema, nel tema, meccaniche, e anche nel valore, che se tu mi dici ma come mai questo set costa così tanto, io non ho una giustificazione, nel senso che ormai è completamente una roba fuori controllo. Magari tu trovi un altro set che ha il doppio delle buste e costa la metà, ma magari questo qui è super pregiato, l'hanno stampato in meno copie, dentro c'ha più leggendari. Bisogna essere, cioè, bisogna se essere non molto sei dentro, dentro alla logica infinita dei metapiani di Magic, ormai è una realtà indecifrabile per noi. Esatto, e diciamo che il titolo in assoluto più costoso all'interno è Twilight Imperium, un quarta edizione, che c'è propone con espansione, un ottimo 20% di con espansione sconto, la profezia dei re. No, solo il base, va bene. Il base, ovviamente in italiano, certo. Asterion Asmodee, sì, perfetto. Poi, vabbè, Descent, l'ultimo, quello scatola blu, certo. Diciamo, non quello scatola viola, che è quindi il secondo primo, atto. Che però ricordiamo, un'espansione non è una standalone. La scatola viola è il secondo, l'atto secondo della nuova edizione, quello che c'è in vendita invece è la scatola blu, che è il base, certo, quello che serve per giocare a tutti gli altri, che propone un ottimo 25 di sconto. Wow. Poi c'è Massive Darkness 2 Hellscape, che scende con un 20% la campagna sotto ai 100 euro, e che è quella che abbiamo fatto anche noi, e Zombicide seconda edizione, che scende anche quello del 20%, Rising Sun meno 15%, insomma un bel po' di big box. Star Wars Rebellion, e la doppietta secondo me micidiale, Star Wars Rebellion col 15% e Assalto Imperiale con il 20%, che non è neanche tanto facile da trovare. Diciamo che Rebellion con quello sconto lì è un acquisto che molto goloso. Zombicide Invader e Cthulhu Death May Die, tutti 20% di sconto. Blood Rage, anche quello in italiano, non compra facilissimo tutto da trovare, è pieno di cose che, ripeto, alcune aziende che andranno a Lucca stanno pensando di portarle scontate, certo, al padiglione Carducci. Ovviamente se voi non potete andare, potete andare tranquillamente a cercarvi su Magic Merchant e produrvi un acquisto che, come detto, oltre i 40 euro è pure gratuito. Oppure venire come spesa di spedizione. E vabbè, ma comunque la DBCon, poi quello che c'è, la DBCon è il 18 novembre. Sì, sì, quello che per è cui rimasto. Quello che c'è, lì non possiamo garantire. Alla DBCon, ragazzi, la domenica mattina, tutti mezzi rosti e mezzi in coma, come di Cantano in pittura fresca. Vivremo le scene tipiche di ogni survival movie, in cui uno monta dentro il carrello e l'altro lo spinge, c'è allegria incredibile finché non arriva tipo il munifico e tipo li abbatte sul posto. Esatto, li abbatte sul posto. Una reference articolata e complessa, sì, praticamente il dottor Merchant è Mr. T. Cadenazzi. Allora, io prenderei al volo il discorso che stiamo parlando di tanti giochi, di tante novità, perché adesso chiudiamo il zuffolo e partiamo con un intervento doppio mio di Mac, che va dai giochi dell'anno, poi spaziamo nella top, spazio nella... intanto ci facciamo una partita alta. No, perché sarete come chiamati. Fighter pronto, sarete interpellati e quindi andiamo a chiudere lo zufolo, che si parte alla grandissima. 3, 2, 1, zufolo! Allora, come detto confusamente in precedenza, adesso io e Mac parliamo principalmente di giochi dell'anno, in realtà tutti insieme parliamo di giochi dell'anno, è che in Mac in particolare ovviamente si soffermerà sui titoli top del gioco di ruolo dell'anno. Mi sono dimenticato una cosa importantissima. Sì. Devo salutare la piccola Greta, la figlia di Luca, che abbiamo scoperto durante la nostra la Dadin Bilico Con,
che ascolta sempre il nostro Zoom. Brava, solo quello. Grandissimo. Brava. Ciao Greta. Pallozzi non c'è più perché tanto lui ha... Emanuele, Daniele o Roberto? Tutti e due. Ah, ok. Allora, gioco dell'anno. Come sapete, gioco dell'anno in Italia viene di fatto proclamato a Lucca Comics da qualche anno a sta parte. Ovviamente c'è il Magnifico, che invece è territorio di Modena, però è una cosa un po' diversa. Sì. Qui stiamo parlando di editoria italiana, quindi il gioco deve essere in italiano, è il nostro gioco dell'anno. È da inizio anno che vi facciamo una testa così con questi premi. Siamo partiti con, si parte sempre con Cannes a febbraio, poi si fa solitamente una, due, tre premi minori, poi c'è lo Spiel des Jahres e il terzo, essendo noi italiani, ci interessa particolarmente, è quello di Lucca. Poi ci sono le notizie di Mac da Norimberga ogni tanto. Sì, però diciamo che allora Cannes è bello perché apre la stagione dei premi. Sì, sì. E lo Spiel des Jahres è lo Spiel des Jahres, il più importante al mondo. Poi ci sono gli IGA. Poi ci sono gli IGA, poi c'è il Mensa. Poi c'è il premio portoghese. Però sto parlando di quelli che sono più direttamente interessanti per noi. Allora, parto io o parti tu, Mac? Come preferisci, caro Jack? Allora parto io col gioco dell'anno. Allora, giochi dell'anno, ragazzi, i cinque finalisti sono Acropolis, che è stato finalista anche Spiel des Jahres, e è stato finalista anche Gioco Genos, Piazzamento Tessere. Tessere un po' particolari, sono tessere praticamente sono tre esagoni per tessera, quindi una specie di come dire triangolo che sembra un logo di una un ottusangolo di una mega corporation di cyberpunk. Solo che e c'è anche la tridimensionalità perché sovrapponete le tessere per fare i punti e gli obiettivi. Ne abbiamo parlato già da Cannes che vediamo comparire. Come da Cannes vediamo comparire Challengers, Certo. Che è stato il momento in cui abbiamo alzato le antenne su questo titolo, ragazzi, che poi ha spaccato tutto. Hit, abbiamo organizzato. Vabbè, ragazzi, abbiamo organizzato il campionato italiano. E poi devo dire una cosa: io sono sicuro che arriverà secondo. Arriva secondo ovunque, a ogni concorso. Poi c'è Hans e le galline, quelle della Little Rocket. Che non era Thundergriff. No, Little Rocket. Che io onestamente è il gioco che qui conosciamo meno. E poi c'è Tranquility, che invece abbiamo avuto modo di giocare tutti quanti della insieme. Della Lucky Duck, che abbiamo, ripeto, giocato tutti insieme. Allora, prediction, giro di prediction, il cuore o la mente, cioè quello che vuole vincesse e quello che invece penso vincerà. Se i due sono coincidenti, tanto meglio. Vabbè, inizi tu. Vorrei che vincesse Hit almeno una volta, vincesse una roba, ma vincerà Challengers, secondo me. Challengers è incredibile, un gioco incredibile. Anche io voto Challengers abbastanza. E il cuore? Oltre all'ostacolo. Anche io direi Hit, benché non l'ho ancora potuto provare, però Acropolis per quanto mi riguarda potrebbe essere molto nelle mie cose, perché è un time placement abbastanza diverso dal solito, con dei twist interessanti. Non so onestamente quanto a livello di longevità possa effettivamente è semplicissimo. Il rischio che dopo 5-6 partite hai un po' visto secondo tutto. Me sì, però secondo me lì è premiato il fatto che c'è grande sintesi, è molto veloce anche la tridimensionalità, quindi ti esce dal confronto con Cascadia, con Calico, che sono i suoi grossi competitor, secondo me. Ale? Vabbè, io scherzi a parte, se c'è un paese in cui un gioco di corse di macchine può vincere, ammetto, è l'Italia, quindi io auspico sia Hit. I poteri forti del DBC spingono, poi vince Hit, ma voi non accadrà. Ma cosa ti piacerebbe vincesse? Sempre Hit. No, io spero vinca Hit, perché sinceramente vederlo sempre arrivare secondo mi ha fatto male, quindi spero che almeno... Sai qual è il problema secondo me? Che tutti gli altri giochi sono universali. Sì, Hit è un gioco di corse. È molto specifico. Il race game, è impossibile che in un'intera giuria non ci sia qualcuno a cui... Hai ragione. Che non è possibile che tutti i giudici incontrino l'amore per il race game. In Italia ha vinto Flambouge. Posso dire che... Potrebbe essere un plus, ma anche un difetto del tipo abbiamo già premiato questo tipo di meccanica, premiamoci, ed è in effetti, mi collego, perché secondo me è il motivo per cui Hit non vincerà, perché
No, 4 anni fa credo. 2017, sì, credo, forse 2018. Sì, anche ha vinto Flame Rouge, che è sostanzialmente il proto hit. Sì, certo. E quindi non vorrei che ci fosse questo pensiero di una giuria che ha detto questo. Che hanno, sì, però tante cose diverse. Sì, però uno nasce dall'altro, lo sappiamo bene. Sì, vabbè, cioè, certo. Poi, per carità, hit. Quindi. Allora, a livello puramente logico dico, se ha vinto Flame Rouge, Hit dovrebbe vincere a mani basse. Però se sono un giurato, sì, posso capire che ci sia il tarlo, sì, che sì, ti dice no, non posso premiare due volte questo tipo. E poi tipo comunque di gioco. Non credo che i giurati siano gli stessi del 2017, quindi ci sono mille variabili sì, in mezzo, sì. Ecco tutto qua. E per quanto riguarda il tipo di gioco, secondo me Acropolis, perché veramente, a proposito di universalità, è un gioco davvero immediato e super facile. Detto che anche Tranquility non è affatto male, e anzi è uno dei giochi collaborativi in realtà più interessanti, sì, che ho fatto quest'anno. Se vince Ains, ragazzi, ci tocca chiudere il podcast. No, Ains l'abbiamo ignorato volutamente. È il motivo per cui, ma diciamo. Beh, devo dire che secondo me Ains paga un po' lo scotto del tema, perché cioè, beh, insomma, è con va bene che i volatili ultimamente stanno vincendo la grande, secondo la me era, raga, però siamo anche a livello, voglio allora dire. Ho fatto le quattro nomination, poi manca uno butta dentro, ma, scusa, bestie. Natura bestie abbiamo messo dentro qualcosa, fa no. Madonna, guarda catalogo, guarda, c'è questo qua delle galline, va bene, butta dentro. No, poi magari è bello, noi stiamo qua a scherzare, però effettivamente io non ho giocato, esatto, è uno. Io, beh, ho guardato qualcosa, però la base è che praticamente tu devi fare sostanzialmente l'AIA che funziona meglio facendo è un gioco di carte. L'AIA no, dove c'è la Corte Europea, però l'AIA proprio i giocatori sono sostanzialmente degli allevatori di galline e devono riuscire a creare la loro AIA nella maniera più efficace, fare il solito motorino da quello che ho capito, e ma c'è tableau? E c'è un sistema per cui devi riuscire a fare i gruppi di galline della stessa razza in maniera da scombare, fare punti, però ribadisco, l'ho solo guardato abbastanza in velocità, e perché volevo capire insomma come avevano sfruttato questo tema un po' assurdo delle galline nel Freeze ha fatto fasanelli con i fagiani, sì, ecco, infatti, cui, cioè, nel che è una roba oltre l'orribilante, sì, infatti, cioè, no, oltre l'orribilante, no, e poi non è stato neanche super. Allora, abbiamo detto la nostra sul gioco dell'anno. Quindi Ale, scusa, per te, tu vorresti che vincesse Hit, ma secondo te vincerà? Chi? Ah, secondo me vincerà? No, sì. Dico Hit. Ok, va bene. Bravo Ale. Allora, gioco dell'anno e gioco di ruolo dell'anno, che è un premio secondo me molto bello, che abbiamo in Italia, non ce ne sono tanti organizzati così bene, dedicati al gioco di ruolo. Ovviamente stiamo parlando di tutte edizioni italiane. Per forza. Nel caso, tra l'altro, di Earth, il re morto, era una roba che abbiamo visto anche a Modena, se non sbaglio, forse anche Broken Tales. Sì, perché sì, certo, cioè in realtà la gran parte di queste cose anche Prism c'era a Modena? No, Prism non mi pare fosse disponibile a Modena, forse avevano la Quick Start a Modena. E del quinto gioco non possiamo parlare, sì, perché è un gioco Horrible Guild. No, non è vero, non c'è nessun gioco Horrible Guild. Non è Wonder. No, è Wonder di, non è di Gampi. No, ex, sì, il buon Flavio è un ex Horrible Guild, però. Come si chiama quello della Horrible? Wilder Fist. Ah, Wilder Fist. È appena finito il Kickstarter. Ah, ok, quindi, no. Prossimo anno, allora, magari. Devo ammettere che c'è qualcosa che mi ha triggerato qualcosa. Quindi c'era già tutto a Modena? Praticamente sì. Beh, allora, Wonder Home usciva proprio a Modena per Grampi ed è una bella edizione, molto lussuosa, costosa, perché non è sicuramente un primo prezzo, pare si aggirasse intorno ai 60 euro per un gioco di ruolo, non è poco, ma devo dire che è stato fatto un lavoro anche migliore rispetto a quello fatto con l'edizione originale. È un gioco in realtà di cui abbiamo parlato, come molti altri di questa classifica, 5.000 volte ormai al podcast. Wonder Home è famoso perché è stato un po' il primo gioco a offrire un primo gioco che ha avuto un certo successo ad offrire un fantasy molto incentrato sull'esplorazione, sulla scoperta della natura, la meraviglia un della Earthborn natura. Ranger fatto gioco di ruolo, esatto, dove i conflitti sostanzialmente non esistono, è tutta una cosa molto di dialogo, narrativa, c'è anche tutto un sistema di token,
di resource management, se vogliamo chiamarlo così, con cui i giocatori portano avanti le cose, e di fatto il conflitto, quindi le battaglie, gli scontri non esistono. Mi viene l'ansia al solo pensiero. E invece cosa facciamo oggi? Andiamo nel bosco e dopo raccogliamo i funghi, no, e dopo torniamo a casa, allora, li puliamo e li mangiamo. Che gran giornata per passato. Rischierai comunque di schiattare in qualche modo. No, non è vero. Ma raccogliendo funghi velenosi? Non so. Vero. No, dai ragazzi, è ovviamente uno scherzo, perché sapete che sono completamente alieno a tutto ciò che non ha un conflitto. Wonder Woman in realtà ha il pregio di prendere tutte quelle cose, diciamo, tipiche del, ad esempio, gli anime di Miyazaki, sì, sì. Quel tipo di relazione con la natura, e crearne crearci delle storie che a volte sono anche molto intense, proprio come fa Miyazaki. Cioè, se tu guardi Spirited Away, la città incantata, per dire, non ci sono degli scontri fisici, certo, come noi siamo abituati a intenderli, però sono varie queste. Sono situazioni che vanno risolte, e spesso vanno risolte con l'ingegno e con il parlare, piuttosto che con l'apporto fisico, no? E quindi per questo era interessante Wonder Woman. E degli altri, vabbè, di Heart ormai abbiamo parlato allo sfinimento, sì, non mi dilungo, dico solo che l'edizione italiana, grazie a Isola Illion Edizioni, è finalmente giunta sulla nostra tavola. Posso rantare? Cioè, ho comprato, perché tanto è sempre così, ho comprato Earth, e dopo una settimana ma se tu l'avessi comprato in inglese non sarebbe mai arrivato, in italiano. Jack, lo sai che è uscito Art, esce Art in italiano a Modena? Io è come la cicca e l'autobus, la pioggia e il lavaggio auto, è la stessa cosa. Io ho sbattuto la lingua sul tavolo così. E devo dire però che, per quanto ho potuto vedere, la traduzione italiana, che non era assolutamente facile perché Hart usa un lessico tutto particolare, è stata resa molto bene, quindi i ragazzi di Isola hanno fatto un bel lavoro. Ragazzi, a sto punto non avete più nessuna scusa, accattatevillo, perché sapete che è uno dei giochi che io ho sponsorizzato di più, per un buon motivo. Ma soprattutto, quando arriva sto master screen? Soprattutto quando che giochiamo la one shot. Ma secondo me Art one shot, non so, però In realtà si presta anche, diciamo che è chiaro che le cose belle si vedono sul lungo termine, è uno di quei classici giochi dove si vede, non complesso come Blades in the Dark, dove veramente devi avere una serie di avventure, una serie di scenari, però anche Art ha bisogno probabilmente di essere un po' costruita come esperienza, quindi una one shot secca di una io strata. Mi sono letto il manuale, che tra l'altro è uno dei manuali più belli, cioè, a livello di contenuto è uno dei più interessanti che ho mai visto. Confermo. E non ne ho letti tanti come te, certamente, però quando ho letto Art veramente mi sono catturato, perché quando arrivi alla parte in cui ti descrive i luoghi, si scatena una cosa. Infatti, bellissimo. Per quello dico che è bello. Secondo me vince, lo dico, cioè, anticipo un po' il tema di chiusura di questo intervento. Secondo me vince, perché è superiore agli altri, secondo me, proprio anche come world building. A livello di world building probabilmente è il mio preferito. Però devi, gente che ti arriva fresca, una sessione solo per fargli capire che cosa sta succedendo. È quello il problema, capisci? Una sessione per fargli venire un po' di voglia, e poi la terza sessione li trituri. Però, cioè, devi... Ci vuole un pochettino, cioè la one shot secca da una serata, secondo me, Art la paga troppo complesso, un po' più rispetto ad altri titoli. Troppo complesso e articolato il world building, secondo me. E passiamo di fianco a lui, c'è Broken Tales, di cui anche qui abbiamo parlato centinaia di volte, sponsorizzandolo a piene mani, perché è un prodotto fighissimo. Sì, di quello ammetto mi sono preso tutto, perché è veramente, perché è veramente fighissimo. Allora, fatto di bene. Quello mi sono messo e ho fatto tutta la cronologia della campagna, che è, devo dire, anche abbastanza lunga, inserendo tutto quello che tutti gli scenari che ha proposto l'autore. È una cannonata, cioè è una roba incredibile. E nonostante questo, cioè, non è che tu devi prendere la gente e fargli una sessione per spiegargli il sistema. Tu arrivi lì col tuo libro, come ha fatto Claude con noi, apri, dai, leggi, le schede. Dai le schede e si gioca. Infatti, e tra l'altro è un prodotto italiano, a differenza di Heart. Quindi, secondo me, vincerà Broken Tales, perché prodotto italiano, ultra immediato, con un setting, una cura nei materiali, una cura nelle illustrazioni, e il fatto che richiama alle fiabe classiche, però rompendole e ricomponendole in una chiave più oscura, secondo me proprio è pensavo il prodotto ideale. Per te, ma No. Ma questo, in realtà non è così. A me non tanto piacciono le robe tipo The Genesis, non piacciono le robe tipo i survival, nichilismo totale. Sì, esatto, quelle robe non mi piacciono, perché si tende sempre a finire in un mega imbuto comportamentale in cui tutti si comportano nel peggio dei modi. Invece qua
tu il solo fatto di essere un personaggio di una fiaba, cioè io ho giocato come Capitano Uncino, sì, c'era una figata pazzesca, sì, e ti non è in un'ottica diversa, che ti danno una scheda, sì, di 8000 statistiche, sì, e robe, cioè ti delineano come tu sei, cosa ti piace, cosa no e cosa puoi fare in 10 righe, mm, e tu tutto il resto è improvvisazione. No, cioè, beh, è bello, sì, però siccome Earth si è proprio inventato una, vabbè, roba totalmente nuova, però sì, sono due approcci, no, diversi, esatto, sono due approcci diversi. Diciamo che il lavoro che fa Broken Tales è soprattutto di rielaborazione di qualcosa che esiste già, rielaborazione però in un modo molto interessante, sì, e Art invece è un IP totalmente, sì, certo, originale. Però posso dire, Art onestamente anche a me fa strippare, però secondo me il debito verso tipo Made in Abyss, quella, sì, roba, no, lì, ma certo, tutti questi prodotti in realtà vengono, cioè, vengono, è no, che non è, un, no, è, beh, stato partorito, sì, allora uno ha preso Miyazaki, uno ha preso le fiabe, uno ha preso Game of Thrones, il re morto Game of Thrones e Prism ha preso, beh, cos'è, un post apocalittico, no, Prism dopo ne parliamo, perché in realtà lo è quello, per ultimo, sì, perché è il prodotto più, cioè, che di cui non abbiamo mai, sì, parlato, sì, in, sì, podcast. Comunque il fatto sta che, ecco, si parla comunque di prodotti di eccellenza. E se vincesse appunto Broken Tales non sarebbe una sorpresa, perché comunque, ah, anche, sì, agli Ennis si è comportato molto bene, ah, sì, ha avuto un sacco di nomination e intendo dire è un prodotto, ah, che, il secondo Kickstarter, esatto, che viene anche consegnato l'anno prossimo, anche, sì, all'estero è molto quotato, ah, insomma, sì, quindi giustamente aggiungerei. E dicevamo prima del Re Morto, che anche lui è sempre di Grumpy Bear, l'abbiamo citato varie volte, se non altro perché è un prodotto di Vincent Baker, il papà di Apocalypse World, che ha creato sostanzialmente il papà di Tom Baker, un nuovo, no, non proprio lui, come no, no, e ha creato un nuovo modo di fare gioco di ruolo. E qui è interessante perché tra tutti i prodotti presentati è quello più ibrido con il gioco da tavolo, perché è sostanzialmente un gioco di narrazione molto molto incentrato sulla narrazione, e dove i giocatori vestono i ruoli di eredi di una delle 5 casate nobili di un regno fantastico, Game of Thrones, tipo Game of Thrones. Ci sono tutta una serie di scene che ogni giocatore può chiamare, tipo il ballo, la cena, queste cose, e sostanzialmente alla fine di vari giri di queste scene si va a definire chi sarà l'erede di questo benedetto regno. La cosa interessante è che spoiler, Geoffrey Baratheon. Non è sempre così, fortunatamente. La cosa interessante è che durante queste scene i giocatori acquisiscono e perdono delle carte da gioco, sì, con cui alla fine giocheranno una mano particolare che gli permetterà o non, sì, gli permetterà di diventare l'erede. Quindi è un gioco molto ibrido, molto molto narrativo, e anche qui ci troviamo di fronte a un prodotto che può piacere molto come può non piacere assolutamente, sì, cioè è divisivo, abbastanza divisivo, siamo sempre lì che diciamo la cosa interessante per me di questi finalisti è che comunque sono tutti prodotti abbastanza diversi tra loro, e dove abbiamo comunque dei prodotti estremamente incentrati sulla narrazione piuttosto che sul sistema vero e proprio, okay. L'ultimo dei quali è Prism, che è il nuovo gioco di Claudio Pustorino di Fumble GDR, già autore di Not the End, che tra l'altro è stato vincitore del gioco di ruolo dell'anno nel 2020. E di Not the End abbiamo parlato, ne ho parlato io in una preview, ne ha parlato Ale con un actual play una ventina, una trentina di episodi fa. È quello dove, sì, ti reincarni, non mi ricordo. No, è quello con gli esagoni, con la scheda ad esagoni, sì, quello che peschi nel sacchetto, esatto, i token bianchi oppure neri, okay, sì, e a seconda del risultato sai se la tua azione è andata bene o male, oppure se puoi fare anche le uscite di scena clamorose, quelle epiche in cui salvi gli altri sacrificando te stesso. Esatto. E invece è qui un altro... In realtà Prism mutua l'idea del sacchetto da Not the End. Ma ci sono dei pizzini dentro. Esatto, ci sono delle etichette che possono far parte dei tratti o di complicazioni. Adesso, senza scendere troppo nel dettaglio, la cosa molto interessante è che il world building viene fatto da tutti al tavolo, ovvero i personaggi sono definiti dai tratti, da alcuni tratti scritti su queste etichette, ma anche il mondo di gioco è definito da dei tratti che possono entrare appunto in tipo, competizione, autarchia,
inquinamento, esatto, quelle robe lì ti compongono il mondo. Sì. E cosa succede quando tu vai a giocare a un punto di svolta, che è sempre una situazione narrativa in cui le cose possono cambiare radicalmente il mondo di gioco o il tuo personaggio? Si fa un'estrazione di questi da questo sacchetto, di questi adesivi, di queste etichette, sì. E poi si narra tutti insieme la prima il personaggio coinvolto e poi certo. Rimando agli altri, si narra come si modifica la storia. La cosa interessante soprattutto è in realtà il progetto di Prism, perché è nato come un crowdfunding dal basso, ovvero non è andato sulle piattaforme di crowdfunding normale, ma è stato pubblicato su itch.io, il Kickstarter del Kickstarter praticamente. E tutto praticamente al di là delle spese di produzione proprio vive del manuale del gioco, tutto il resto dei guadagni è stato devoluto alla Gilda del Cassero, che è un'associazione che da tantissimi anni si occupa di GDR a Bologna, è molto famosa, molto nota, li vedete sempre a Modena, sti ragazzi con le magliette rosa e quella specie di vichingo come logo. Sono dei ragazzi che si sbattono dappertutto per portare la cultura del gioco di ruolo, e loro hanno voluto fare Prism perché Prism è un gioco che parla di personaggi che entrano in contrasto con delle distopie, ma in maniera molto ampia, nel senso che poi appunto non ha un setting vero e proprio. Sì, sì, sì. E questo probabilmente secondo me è un po' un suo limite. Sì. Dall'altra parte dà moltissima libertà ai giocatori di creare la loro idea, di creare il loro mondo, che può essere ispirato ad esempio, che ne so, a Handmaid's Tale, certo. Sì. Gattaca, che ne so, Children of Men, sì, Matrix, sì, sì, sì. 1984 e via di seguito. E per facilitare anche la scelta magari di un setting specifico, poi durante la campagna sono uscite le Shades di Prism, certo. Che sono sostanzialmente dei piccoli compendi che vi permettono di giocare delle cose abbastanza specifiche. In realtà la campagna è fatta molto bene, il gioco è fatto molto bene, il sistema è talmente aperto e talmente narrativo che però secondo me per dei completi neofiti non so se possa un po' spaventare, okay. Che era un po' in realtà lo stesso dubbio che avevo avuto al tempo di Not the End. Anche qui, come diceva prima Jack, vale un po' questo discorso. Allora, Prism è un prodotto molto interessante, ma avendo già premiato anni fa Not the End, cosa succederà? Questo sarà questo un vogliamo limite. Saperlo da te, Mac, che cosa succederà? Allora, le tue prediction, dai, perché le nostre valgono come il suo di picchiabriscola, però insomma magari il tuo allora, è un po' più circostanziato. Diciamo che posto che io chiamerei Mac per farla giuria, cioè abbiamo Ale che fa il magnifico. Abbiamo Mac pronto per il gioco di ruolo dell'anno, Banda per il gioco dell'anno, quando vogliono io siamo qua, sono a disposizione. E allora il mio piazzecore è sicuramente Heart, e quindi se si portasse a casa un premio a me andrebbe bene. Ha già vinto una marea di roba all'estero, quindi anche se non si porta a casa il gioco dell'anno va bene uguale. Mi piacerebbe che venisse sicuramente riconosciuta la qualità complessiva del progetto di Broken Tales, e quindi un bel premio sarebbe un bel, sì, posso dirvi, il cuore mi spinge sì. In realtà più verso Broken Tales che verso Art. Posso dirvi che avere in un premio che arriva dopo, in coda a molti altri, un gioco che ha già vinto una barca di premi è sempre una grande merda da pestare. Guarda un po' le perché ogni volta tu devi dire ok, premiamo Art come prima di noi hanno fatto gli americani, gli inglesi, i polacchi, i francesi, i portoghesi, o facciamo gli hipster e premiamo un altro gioco? Perché se lo premi, allora sei conforme a tutti gli altri e non hai tipo personalità. Ma se non lo fai, ma come? Ecco. L'intero pianeta premia Art e tu non lo premi? Infatti, questa roba qua manda ai matti qualunque giudice. Bisogna fare Luca a gennaio, esatto. Prima di Cannes, sei il primo. I più furbi sono quelli che arrivano per primi, perché gli altri francesi. In coda sono condizionati da tutti gli altri premi. Comunque, per me, io spero vinca Broken Tales, e secondo me vincerà Broken Tales. Okay. Ale? Io spero Broken Tales. E siamo abbastanza. E cosa pensi che vinca? No, Broken Tales. Broken Tales. Io dico Heart. Io spero. Perché, vabbè, le fiabe mi stanno sul cazzo. Tra l'altro, sai che Jack negli ultimi anni ce la fai da quella Disney? Io dico Heart perché, dei cinque sono super. E però, in realtà,
Spererei il re è morto perché siamo in un territorio, forse un territorio da troppo da Black Panther. È però, veramente l'outsider secondo me dei cinque. Però dai, se vincesse sarebbe un sarebbe segnale molto... Allora intanto beh, a parte il fatto che mi fa piacere vedere due prodotti di Grumpy Bear, un po' perché siamo amici di Flavio da una vita, ma soprattutto perché sta lavorando benissimo, nonostante la casa sia piccolina, si è dato veramente tanto da fare. Mi fa mega piacere vedere due prodotti italiani in lizza, quindi Broken Tales e Prism, sono comunque due prodotti di qualità, e vedere anche come in realtà la classifica e i finalisti siano molto variegati, cioè ecco. C'è tanta differenza tra un prodotto e l'altro, farò una anche domanda, meccanica. Farò una domanda provocatoria: perché non abbiamo in questi cinque finalisti, secondo te, sì, ovviamente, perché non abbiamo grandi titoli, un'uscita Warhammer, un'uscita legata a D&D, un'uscita legata a vampiri, un'uscita legata a Cthulhu, cioè questi franchise, allora, che trainano il mondo dei giochi da tavolo mainstream, giochi di ruolo. Allora, cioè, io credo, scusami, sì. E cioè mi sembra che sia quasi un premio all'indie più fico di tutti. Non lo so, Jack, abbiamo in realtà avuto in passato, mi ricordo l'Overcraft-esque che qualche anno fa, o anche supplementi di D&D, esatto, l'anno scorso c'è stata abbastanza, sì, diatriba, esatto, su quel, o due anni fa, sì, su, no, era stato premiato un manuale di il Mordenkainen, guarda, e la memoria, allora, di banda, cosa ti tira, bravo, fuori, bravo, lì secondo me è un po' un problema di no, in realtà non è un problema, è una questione di come viene percepito l'hobby, cioè questi grandi titoli che tu hai citato, D&D, Il richiamo di Cthulhu, Warhammer stesso e così via, hanno dato origine e hanno e sono riusciti, come dire, a mantenere vivo l'hobby per molto tempo, anche nei periodi bui del gioco di ruolo, sì, quando in Italia usciva pochissima roba e non se la cagava neanche il postino, nessuno, no, quando Banda Dominio ordinava tonnellate, esatto, di giochi di ruolo oscuri che non venivano mai venduti. E ora che c'è, innanzitutto, beh, da un punto di vista di setting, di meccaniche, di idee proprio, negli ultimi 10-15 anni ci sono state delle rivoluzioni copernicane assurde, e credo che a un certo punto anche lo stesso pubblico si sia un po' stancato, tra virgolette, di sentire e vedere sugli scaffali, come dire, in prima linea sempre la stessa roba. Questo non toglie che l'uscita, tanto per dire, di Orrore sull'Oriente Express di, certo, del Chiamo di Cthulhu, da poco uscito nella nuova, sì, edizione per Raven, sia una figata pazzesca, o che gli ultimi manuali di Warhammer che stanno uscendo anche per Need Games della campagna imperiale siano comunque dei prodotti fighi, senza citare tutta la roba che però si premia un altro tipo di sensibilità, secondo me, esatto, giustamente c'è un po' più di attenzione a quelli che sono i prodotti che poi, come dire, danno veramente qualcosa in più, perché tutti questi prodotti sono belli, ma da un punto di vista meccanico è comunque roba vecchia, cioè, sì, è roba che si rifà a degli stilemi di 30 anni fa, degli anni 60, okay, il dado, sì, da 100, certo, il dado da 20, sì, i successi di guarda, Vampire e via dicendo. Comunque basta vedere i premi che sono arrivati, diciamo, negli ultimi, c'è anni, la pagina, cioè, con tutto l'albo d'oro, bellissimo, lo trovate, giocodellanno.it, potete tranquillamente vedere che questo è stato abbastanza sempre il loro marchio di fabbrica, perché nel 2013 è vero, vinceva Rogue Trader, quindi Warhammer 40.000, però dopo si è iniziato Savage World, che era già un po' per il tempo, per il 2014 era, sì, già una roba già mega fuori, figa, fuori dagli negli anni si sono imposti comunque titoli come Lovecraft-esque, che è un super indie, Not the End, quello di cui parlava Ale, cioè, quindi setting e dinamiche un po' diverse dal solito, Broken Compass due anni fa, Fabula Ultima l'anno scorso, sì, che esatto, faceva il pari, cioè che faceva, ti faceva fare il Final Fantasy, sostanzialmente, sì, Fabula Ultima ha vinto tutto praticamente, esatto, quindi addirittura gioco di ruolo dell'anno, però era proprio in America, sì, sì, Product of the Year, Game of the Year, Game of the Year, però sì, ecco, insomma, ci tenevo a sentirla tua, Mac, perché obiettivamente tu hai sicuramente un'idea più completa del panorama totale. Ti ringrazio, Jack, però in realtà è difficile anche per me capire poi quali sono i motivi che spingono innanzitutto a selezionare. C'erano comunque altri tra i finali, tra tutti quelli che hanno partecipato, che non sono arrivati nella cinquina finale, comunque c'erano dei prodotti tipo molto Cyborg, Mac, dov'è Cyborg? Cyborg è ancora uscito in italiano, devono, sì, ma uscirà, ma per quello non è ancora stato premiato, perché è il manuale più bello della storia, sì, dei però anche quella roba lì è una cosa mega di nicchia, secondo me, nel senso, tutti
questi prodotti, Madonna, in realtà. Cioè, così più di nicchia di Broken Tales. In realtà sì, cioè, perché se tu, mia, Jack, se tu vedi, ma sì, bro, perché Cyborg, come tutta la serie Borg, è proprio figlia di una rivoluzione estetica applicata però a un contesto mega vecchio, l'OSR. Sì. Allora, io non voglio, non tolgo nulla a tanti OSR interessanti che sono usciti, infatti ve li porto ogni tanto. Original trasmissione. Shitty Rules. No, old Shitty Rules. Quella della Tinat. Sì. Old School no, Revival. Ma old no, school, old, sì, no, old school. OSR. No, old Shitty Rules. Che hanno fatto, sì, sì, Old Shitty Rules. E, però quello che voglio dire è che comunque lì si tratta di una... come dire, è un esercizio di stile, che poi funzioni, che poi sia bellissimo da vedere, nessuno lo toglie, ma qua, cioè tra questi cinque finalisti, sì, c'è veramente roba originale, pasturona, Jack, roba figa. No, no. E secondo me, giustamente, Luca, da questo punto di vista, e il gioco dell'anno di Luca, ha voluto premiare un po' più l'idea e la, oltre che la confezione, dei prodotti che danno veramente arrivano, qualcosa, che danno veramente qualcosa in più, qualcosa che poi la gente dice: ah cacchio, guarda Broken Tales, parto da qui per fare un'altra roba, per sviluppare il mio progetto pazzo e magari fra 5 anni arrivare anche io tra i finalisti del gioco di ruolo dell'anno. Sì. E questo è bello perché è quello che è successo con Apocalypse World, sì, che citavo prima. Cioè Apocalypse World ha dato, come dire, l'abbrivio, e dopo sono arrivati Blades in the Dark, tutti i giochi powered by the Apocalypse, tipo anche Avatar, sì, che sì, l'anno sì, scorso ha fatto il Kickstarter più assurdo, sì, della, sì, storia, sì, dei giochi di ruolo sul, sì, pianeta. E quindi vuol dire che il sistema non è proprio, ma lì c'è molta, io non l'ho letto, beh, sono, sì, tutti fighi, e non sono, esatto, non, non possono essere tutti fighi, però quello che voglio dire è che ci sono dei giochi che ormai sono usciti dalla nicchia che una volta era il forum di The Forge, e sono diventati di pubblico dominio e la gente li apprezza, cioè incredibilmente la gente, sì, li apprezza, ne vuole di più, li vuole variegati, e questo secondo me è un bello specchio, in realtà il gioco di ruolo dell'anno di Luca è un bello specchio di tutta la, come dire, il friccicone, sì, che c'è attorno al mondo del gioco di ruolo in Italia. Ebbene, e quindi con il sigillo d'approvazione del Duca Conte andiamo avanti e sperando, ovviamente vedendo, tenendo sotto controllo quello che succederà, certo, ovviamente in quel di Luca. Faremo una chiosa poi. E faremo una chiosa poi Luca, una volta finita la manifestazione toscana. Adesso invece parliamo un po' di top 50, quindi torniamo ai giochi da tavolo e ci leghiamo. Eccoci, pronti via. Con pronti, una bella musichetta triste che Ale metterà perché non deve montare il mio intervento. Sono proprio in ritardo, curioso, e Jack, quindi ha tempo e quindi no, e poi non dorme e quindi deve per forza mettermi una musichetta triste. Per i giochi che sono usciti dalla classifica, non ho neanche detto che cos'è la classifica, ho detto solo i giochi che non ci sono più. I giochi che sono usciti dalla top 50 dei giochi più giocati al mondo nella community di Board Game Geek per il mese di settembre, vecchissimo, purtroppo quello che potete, come sapete, c'è un delay pazzesco tra diciamo l'uscita della la fine la del mese, la registrazione, no, esatto, finisce la classifica, scusa, finisce il mese, esce la classifica, la studiamo, la pasturiamo, poi registriamo e poi esce l'episodio, quindi avete sempre rantiamo. Però come è fatta questa classifica? Perché secondo me è un po' che non la faccio, magari abbiamo di nuove ascoltatori. Sono diversi mesi, sì. Allora, funziona che c'è un utente che si chiama Sharon Khan su Board Game Geek che prende di fatto tutti gli utenti che cliccano almeno una volta sulla registrazione di una partita fatta. Sai che Sharon è la figlia del tipo Iracondo, del comandante Klingon Iracondo, no, del secondo, no, film di Star Trek. No, banda. Allora, l'ira di Sharon, no, Khan. No, sì, sì, allora, sì, visto che me la tiri fuori, io te la do. Ecco, allora, senti, detta così a posto, sì, no, andiamo, no, a casa. Frega un cazzo, ridete pure. Chiude tutto. È la terza frase un po'. Non me ne frega assolutamente niente. Sharon Khan per tutta l'estate non ha fatto venire fuori praticamente la sua classifica, sì, perché ha dovuto prendere un lavoro nell'Hockey su Ghiaccio in Inghilterra. È l'unica inglese che... Ha dovuto prendere un lavoro? Sì, praticamente lei lavora nell'ambito dell'Hockey su Ghiaccio. Ah. E questo l'ho scoperto perché c'è un pack di Hockey su Ghiaccio con gli occhietti, le braccia e le gambette, sì, che è il suo logo. E poi ho scoperto, sono andato sull'internet, ho scoperto che lei giocava e ha giocato fino tipo a
40 anni inoltrati, sì, sì, a occhi sugli acini, cioè, è una, siamo ad un passo dallo stoici, sì, no, è, che è una a cui si rompi i coglioni perché ti butti fuori la lista in anticipo, viene a casa tua, ti sfraccica di mazzate, Benoni, no? le zamboni. Comunque Sharon compila questa classifica, mette in ordine i 50 giochi che in quel mese sono stati più registrati. Però se voi dite adesso vado e hackerò la classifica, mi registro faccio 500 click su Ark Nova, no, conta come uno solo, quindi ogni utente ha un voto solo. Tutti quelli registrati in quel mese lì finiscono nella top 50. Quindi l'abbiamo sempre fatta questa classifica, non tanto perché crediamo nell'onnipotenza cosmica di BGG, ma perché comunque ci dà delle belle indicazioni su quelle che sono le tendenze della community globale, live, e ce le dà con un certo tipo di tempo reale, con un po' di lag, ma insomma, e ci dà tante idee e quant'altro. Tra l'altro, nel caso di Salt and Pepper di Banda, proprio in questi giorni è un tema attualissimo, ma ci arriveremo dopo. Allora, tuttavia, ogni mese un po' di titoli escono da questa classifica e adesso parte la musichetta, vai Ale. Il primo a uscire, pensate un po', è Expeditions. Era 28esimo, un drop micidiale. Non so per quale motivo, ci sono anche degli utenti che se lo sono domandato in classifica, non sappiamo perché sia uscito così in maniera deve ancora arrivare praticamente, cioè, non so, la comunità globale ci stava già giocando, adesso mollato tutto, è uscito a da monte, qualche monte, no, monte. La mia teoria è che sia uscito da qualche come dire piattaforma digitale e adesso esce, no? Non mi pareva fosse in digitale. Non c'è digitale. Neanche su Tabletopia, ecco. La demo? Oddio, non mi ricordo. Forse un botto di gente ci ha giocato su Tabletopia. Ho vaghi ricordi di una demo da qualche parte. Anche perché però il gioco era già in classifica da diversi mesi, però effettivamente è uscito S, cioè S l'ha lanciato, per cui quello che comunque c'era già. Secondo me ritornerà adesso dopo essere un sacco di gente l'ha comprato e ci giocherà. E dai. E poi è uscito Challengers, che era lì da un po' da di mesi, tempo, sì. 38esimo. Ma perché adesso è uscito quello nuovo? La gente sta. Il Beach Cup sta per una cannonata con gli allenatori, ragazzi. Non nonostante sia su BGA. È vero, se non ero c'è Luca Viglio dei Dadi in Bilico che è drogato tutti quanti di Challengers, tanti nostri ascoltatori sono lì che vignano di cattiveria su BGA, o in generale su BGA, no, su Challengers in particolare, e su It. Pensati che esce anche il caro vecchio Catan, e è uscito anche Point Salad, che tornerà come argomento, ma perché adesso c'è Point City, sì, esatto. Allora, partiamo, 50esimo posto, mi fermo sulle cose più interessanti da dire, non li facciamo tutti a 50. 50esimo posto, un gioco brutto. E no, proprio fa proprio capolino. Eccomi, ci sono anch'io. Terraforming Mars, The Dice Game, ennesimo tentativo di mungere la grande vacca grassa di Terraforming. Come se non sai che mi ha tentato però, essendoci Dadi ovviamente io sono stato lurato. Come se non bastasse Ares Expedition con... È brutto, voglio sapere... No, per carità. No, Ares Expedition. Non Ares. Giocato, quello di Dadi, ma sicuramente brutto no, però lì è sempre il problema. Siamo che quando lì. No, il concetto è che quando tu giochi il senso di quelle derive del gioco originale, voglio dire, devi comunque, se sei un giocatore di Terraforming Mars è impossibile che tu non li compari, e il gioco originale vince 100-0, quindi continua a giocare la versione digitale, nel senso, non so, l'idea è, non vedo uno che dal nulla dice avrei sempre voluto giocare a Terraforming, ma non avevo il gruppo, non avevo tempo, mi compro il gioco di... cioè, non... questa roba qua a me non me la vedo. Suona strana. No, mi vedo più uno che ha Terraforming e si compra anche il gioco di dadi per giocarlo in più meno tempo. Terraforming Mars tu pianifichi, fai scelte dolorose sacrificando carte e mantenendo carte. Qua lasci tutto quanto in mano alla fortuna e basta. Okay. Forse la fortuna e basta, no, però no, un po' di proprio. Diciamo, esatto. Perde il senso della gestione della tua compagnia. Non so quanto. Diciamo che ovviamente, essendo Terraforming, fa capolino. Però diciamo che ha fatto molto più capolino Ares Expedition, che è stato anche in top 10. Beh, diciamo che adesso a livello di Terraforming, quello che ha spaccato quest'anno è stato il nuovo Kickstarter. Per la scatola vuota? Sono tutti add-on e Preludio 2. Cioè, l'intero Kickstarter, pensate, questa roba è stata fatta non per una mega espansione come fu quella della tribuna politica,
ma per Preludio 2, che è praticamente la micro espansione, quella che io adoro, quella che ti dà l'early game mega pimpato, cioè tu parti già con soldi, titanio, roba, boh, quindi è una scatoletta con dentro boh 30 carte. Ma loro in questo Kickstarter, il cui valore complessivo era di 300 e rotti euro, io ho fatto l'all-in per Dino, cioè lui quando ci sono, vengono fuori più di 300 euro, sono tutti add-on materici, quindi playmat, bustine, plance, robe varie, fuori. Non c'è il gioco. Il gioco è Preludio. No, ma il gioco base non c'è. Non c'è in questi 300 bombe. No, no, perché il gioco base è un add-on, perché non è un Kickstarter fatto per comprarti il gioco base. Eh sì, ok. L'idea... Ma non c'era neanche come opzione. No, certo, ah, certo. Okay. Come hackerare gli skin. Però non è in quei 300 euro. È come, sì, certo, certo. È come le steel box dei videogame. Sì. Quelle che ti dicono, o le collector di videogame che ti danno, ma il gioco non è incluso. Presente sotto. Sì, sì, sì. È vero. Al 49esimo posto abbiamo Acropolis, di cui abbiamo parlato prima, solo per farvi capire che c'è spesso anche una corrispondenza con le classifiche, eccetera, eccetera. 48esimo posto, questo bisogna citarlo perché è un'altra new entry, ed è Dwarf Romantic. Fresco vincitore Dwarf Romantic, del... di cui vi ho parlato tranquillamente, sono arrivate le pizze e noi andiamo avanti. Perché vai sereno, Dwarf Romantic, vi ho fatto un intervento, credo che vi abbia spiegato tutto, non mi risulta. È anche fresco vincitore dello Spiel dei Jahres. È Spiel dei Jahres, quest'anno ci ho visto lungo con Dwarf Romantic, dico solo bello, ma come sapete... Bello, ma non basta. No, è un gioco da uno, da due, cioè molto sereno. Ancora chiediamo come abbia fatto a vincere lo Spiel, ma vabbè. Era un po' che non lo facevamo, perché il 47esimo posto è ancora lì, banda. Chi c'è? 47esimo posto, c'è ancora lui. Take 5! No! 5 cetrioli. No, Guns, Sean, Clever. Eccolo. Ma l'uno, l'originale. L'originale. Mamma, da quanto non lo urlavo, ragazzi. È ancora lì, tranquillo. La pizza è arrivata in ampio anticipo. Anche no, no, in realtà è arrivata in ritardo, ma siamo in ritardo anche noi. Poi abbiamo Take 5, banda. Anche questo, vuoi dire due parole perché non abbiamo mai parlato? Si palese il 46esimo posto. Non mi sto fermando. Beh, comunque, ma allora, sostanzialmente, Take 5 è una deriva di Six Limit, però. Con alcune regole modificate, è una delle 24 versioni tedesche del gioco. Ovviamente, sono sincero, io non ho mai esplorato il Take 5, che funziona con una modifica sul gioco base. Cioè, andate probabilmente la mod della mod. No, invece che 6 e le prendi, cioè Take 5 vuol dire che tutto scatterà alla quinta carta e non alla sesta. E comunque, per saperne di più, andate sul vostro market di app per il cellulare, certo. E vi prendete 6 e le prendi, e questo, e poi droga totale, e poi divorziate, vivete in un caravan e giocate a quello fino alla fine dei tempi. Al 42esimo posto c'è Next Station London. E anche qui io volevo fare un intervento perché secondo me è uno dei film Essen, più belli. Ma io ero un po' scettico, però me ne hanno parlato molto bene. Ci ho giocato con un po' prevenuto, devo dire. Ho cercato in tutti i corti eventi. Sì. Bellissimo, sì. Me è piaciuto, bellissimo. A essere, ho cercato in tutti i modi di giocare, è stato impossibile. Anche quando andavo in giro da solo, tutti i tavoli di tutti gli stand che avevano sto cazzo di gioco erano tutti perma pieni di quattro persone. Comunque costa Next Station Tokyo. No, voglio provare Tokyo, scusa. Che però secondo me aggiunge un layer di complessità che secondo me non era necessario. Detto questo, se ovviamente avete consumato London, potete tranquillamente passare a Tokyo. Anche perché l'idea del fiume, sinceramente, a me piace di più rispetto ad avere i cerchi concentrici. Perché la cerchio concentrica, ma è quella di Tokyo. Tokyo ha i cerchi concentrici. Perché ha la non la Yokohama, come si chiama, la Yamanote, sì, che ha la Yamanote, per forza collegare, certo. Quella che alla circolare. Detto questo, è un flip and write bellissimo, lo trovate su Amazon, una pipa di tabacco, è multilingua e comunque non c'è lingua nel, dovete disegnare, nel gioco, e il manualetto italiano è compreso fra quelli che ci sono dentro la scatoletta, che pesa più perché ci sono i manuali che non per il gioco. Sono 4 carte, 3 pennette e un blocchetto. Bellissimo, consigliato, farò probabilmente un intervento entro fine anno se riesco a farci qualche altra partita. 40esimo posto c'è Turing Machine, che ha vinto milioni di premi, adesso penso che abbia vinto anche il Mensa italiano. No, quando è che pubblicano i premi? Non lo so. 17. Al momento della registrazione non è ancora. No, non lo sappiamo. Secondo me vince Turing Machine, ci ha giocato solo Ale lo consigli, è molto bello, è un single player. No, ci abbiamo giocato alla Cinequacon. C'è stata la mitica scena di Claude. Che tipo Simo Rogue Simo del Golem tira fuori i risultati e fa: e qui vince questa manche di Turing Machine
il tipo che l'ha fatto in 5 mosse. E tu vedi Claude che si alza dal bancone dal tavolo di Broken Tales, sì, e entra dentro e fa: ehi ragazzi, io l'ho fatto in 4. E Rog Simo guarda e fa: no, la sua voce, tu l'hai fatto in... Sì, ma era per, sì, okay, sì, per romanzare, sì, sì, la cosa alla banda, sì. E Rog Simo fa: no, tu l'hai fatto in 12. E lei fa: 12. Sì, sì. E lei 12. Lo guarda e fa: ah, ok. Si gira e tocca. Del tipo: ok, va bene, hai ragione. Tipo, hai ragione tu. Ho capito male io una regola, è tornata a sedersi. E fine. E bene così. Al 38esimo posto abbiamo Planet Unknown. Anche questo candidato Spiel des Jahres. No, Kenner Spiel des Jahres. No, a Essen. A Essen ha vinto lo Spiel Prize. Sì. Che sì, è quello Spiel Critic, no, Critic and Prize, quello del pubblico. Sì. E allora, secondo, me, mi sono visto, son visto la premiazione in diretta perché ero lì nella sala. Ascolta, Mac, Planet Unknown sì, sta a The Island of the Cat come Terraforming Mars, non lo so. Possiamo passare oltre. Se vuoi ti spiego come. Allora, la baza di Planet Unknown è che è un piazzamento tessere dove le tessere vengono piccate da questo cerchio, sì, okay, da questo dispenser circolare che il primo giocatore decide come orientare, ma tutti pescano dalla porzione di fronte a loro, okay, quindi sì, puoi fare counterpicking, okay, ma non puoi fare, okay, counterpicking così peso, e devi sostanzialmente devi tetrissare il tuo pianeta cercando di scombare per fare 1000 punti. Tetrissare è veramente indecente, ecco, questa è la faccenda dedicata alla cricca, ecco, la faccenda del disco rotante da cui tutti i giocatori prendono i loro polimini è piuttosto interessante, devo dire che mi ha stuzzicato. La grafica non è fantascientifica, sì, però confusionaria, sì, un po' difficile da leggere. Comunque prendono sarebbe piccano, però esatto, sì, sì. Comunque 8.0, però sì, no, diciamo, no, che avendo vinto anche questo premio a Essen probabilmente ce lo ritroveremo anche in avanti. Il grande anno del piazzamento tessere, sì, come sì, si piazzano tessere, scusami, arriverà, sì, per Pendragon l'anno prossimo, okay, in Italia. Bello, vedremo, giocherete tantissimo a Modena. Sì, sì. E sì, al 34esimo posto, lo cito perché è la seconda new entry più alta, c'è Revive, che anche qui si piazzano tessere, però in maniera un po' meno cervellotica. Ci sono però tante, beh, altre cose da fare. È un prodotto, secondo me, Family Plus, che ha delle piccole complessità, secondo me, di troppo, però siccome funziona molto bene, è un bel orologetto. E siccome il tema banda in realtà è molto molto ben calato, è un post-apocalittico, sì, sì, dovete far rivivere una civiltà che arriva dal buco, da un buco, tu voi uscite e ripopolate tutto, sì, sì. Andiamo avanti, che spiegazione è, andiamo avanti, sì, sì. Sì, è vero, la banda del buco, arriva la puntata di doppi sensi, ma proseguiamo la banda, allora, del buco, tutti i titoli mega noti fino al 27esimo posto, dove abbiamo la new entry più alta di questo mese, che è Point City, sì, l'erede di Point, ovvero, Salad, i peperoni imborghesiti, ovvero prendiamo Point Salad, ci mettiamo un layer di complessità in più e rivendiamo e mettiamo il distributore grande al posto dei peperoni, diciamo, che la cosa, il vero trick di Point City, che sono sempre questi set, questi mini engine building in cui praticamente dovete creare dei motori, sì, micro motorini economici di gioco per prendere carte sempre più forti e sempre più di valore, di fatto è questa: avete una griglia 4x4 di carte, ok, e dovete prendere potete prendere due carte adiacenti tra loro, ok? Non in diagonale, solo ortogonali. Sì, certo. E le carte che sono state prese vengono rimpiazzate con due carte nelle stesse posizioni, ma ribaltate. Da un lato avete semplicemente risorse, e dall'altro lato invece ci sono gli edifici. Quindi gli edifici stessi vi danno anche risorse extra, quindi è tutto un bilanciamento tra prendere risorse e prendere edifici e costruirli. Molto semplice, praticamente un family che vi introduce però al concetto di tableau building e di comunque di draft, anche se in realtà prendete da un mercato fisso, ma questo è la potenza e diciamo il main selling point, come si dice in italiano, per, dai, lo sweet spot, il punto vincente, non c'entra niente, ma il punto lì, vincente per vendere Point City, il winning point per, sì, tutti quelli che hanno trovato divertente Point Salad. Sicuramente potrebbe essere una variazione sul tema. Che quante copie ne ordinerai, Mac, di Point City? 140, credo. Bene. Tante quante Ark Nova, perché si preannuncia un inverno molto rigido, sì, in realtà. Poi switchando nei primi
25 della classifica. Eccoli. E c'è, no, c'è molto meno movimento. Questa classifica ha un sacco di movimenti. Animali in testa. Fino al 35esimo, poi i giochi classici. Bestie sono lì. Satana. Dico solo che il miglior gioco della storia dei board game è al 23esimo posto. È Brass, ovviamente. È King Domino. No, perché è il numero uno della selezione BGG. Tu hai tra l'altro conosciuto personalmente anche Martin Wallace. No, ho fatto una foto con lui dicendogli certo. Vecchio, che è qua. Meglio se cambi foto profilo sì. Perché ti si vecchio. Esatto. No, gli ho detto devi aggiornare un po' perché qua sono solo foto di 20 anni. Gli hai detto sono tutte foto di 20 anni fa, signor Wallace. Sì, beh, sì, è vero, ma scherzavo comunque, non è che l'ho rimproverato veramente. Poi, 18esimo posto, per esempio, c'è Spirit Island. Sì. Ma quello nuovo? Horizon? No, 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 quello vecchio. Okay. Castelli della Borgogna, 15esimo. Attenzione perché ci torno tra poco. E c'è Earth, al 13esimo posto. Vabbè, una delle uscite di quest'anno su cui mi sento di calare. Su di sentire. Possiamo sorvolare serenamente. Però la Oink Games ha piazzato Scout, gioco vabbè, dell'anno l'anno vabbè. Scorso in Germania. 11esimo, ancora lì. Dai, Decimo posto, Castelli della Borgogna Special Edition. Quella pimpatissima. Quella pimpatissima. Sì, e sta venendo consegnata. I Baker ovviamente non vedevano l'ora, erano due anni che aspettavano. Ha un voto attualmente su Board Game Geek è 9.2. Stiamo parlando, ragazzi, di comunque di base uno dei giochi più apprezzati della storia del gioco da tavolo moderno, i Castelli da Borgogna, uno dei classici, diciamo, imprescindibili, il king del piazzamento dadi. E lo abbiamo praticamente vestito, no, festa, di più, cioè gli abbiamo messo una tuta super spaziale galattica. E però adesso che c'è un giallo attorno a questa. No, è soltanto che alcuni utenti lamentano che la dimensione dei castelli che vai a piazzare rispetto ai mat su cui giochi è leggermente sfalsata, ma tipo un capello. Il problema è che se moltiplichi il capello per 6 diventa un problema. Leggermente. Hai presente quelli che vedono i quadri che non sono perfettamente dritti, sì, devono allinearli? Triggerano. Ho speso centinaia di euro e non si sono neanche allineati. E quindi quando metti giù la roba, quando metti giù gli esagoni, quando metti giù. Beh, innervosisce proprio. Innervosisce leggermente. Poi, ad esempio, al Bardolino lo hanno intavolato, ma non questo, quello originale. Quello vecchio. Quello vecchio, sì. Vedi? A dimostrazione è un gioco che non vedo l'ora di provare realmente, perché voglio rimane capire cosa incredibile giocare a questo cosa hanno modificato. Al nono posto Dune Imperium, all'ottavo adesso tra l'altro aspettate Arnak. Perché Dune Imperium sta uscendo a Uprising, che è già tra i primi 5 posti nella Hotness, che è il nuovo capitolo fatto dalla non è un gioco stand alone? Sì, certo. Ok. E al settimo posto Sea Salt and Pepper, e so che Banda l'ha preso, cioè sì, ce l'ha. Allora sostanzialmente ragazzi a Essen ero indeciso se prenderlo o meno, ma poi il problema si è sistemato da solo perché è andato sold out dappertutto, quindi non mi sono nemmeno posto il pensiero. Poi ero occupato a farmi demolire a Steak e a Combo Fighter da Jack, quindi ho detto vabbè, insomma è un gioco da 10 euro, ci penserò quando torno a casa. Alla fine il destino mi ha detto vai dai, prendilo, l'ho preso e devo dire la verità, me lo sono studiato. E posso dire che l'ho ampiamente sottovalutato. Devo dire la verità, questo gioco potrebbe avere veramente bellino. Le potenzialità per diventare un nuovo classico da giocare in famiglia. Ma tu ci hai giocato, Ale? No, è un gioco che ha veramente due regole e che falleva anche su dei meccanismi che non sono propriamente nuovi. Il classico, gestione della mano e soprattutto set collection. Però qual è il twist del gioco? Quando tu peschi, puoi pescare dal mazzo o dagli scarti. Il punto è che il round termina quando un giocatore dichiara di aver raggiunto 7 punti. Ma tu puoi anche non giocare carte, tu te le puoi tenere tutte in mano. E a un certo punto dici, boom, ho fatto 7 punti. O più. Boh. Ok. Quindi il primo twist è questo. Perché uno dovrebbe giocare le carte? Perché in questo gioco, quando tu giochi le carte a coppie della tua mano, oltre al fatto che comunque ti danno il punto che ti danno, le carte vanno giocate a coppie e molte di loro fanno un effetto. Un effetto minimale, tipo ti pigli la pila degli scarti, ti scegli una carta e te la tieni in mano senza dire a nessuno qual è. Oppure peschi la prima carta del mazzo, fai un altro turno, rubi una carta a caso da un avversario, ok? Ma io posso giocare la coppia solo se ho 7 punti. No. Tu puoi giocare quando vuoi. Quindi grande però, bluff. Sì, ma qual è il punto? È proprio il bluff, perché se tu giochi una coppia e la usi per il suo potere, noi tutti sappiamo che intanto un punto tu ce l'hai. Quando questa roba tu la fai 3-4 volte, ti manca sempre meno per vincere, allora la gente cambia mindset, ok? E l'altra cosa pazzesca è questa. Quando tu sostanzialmente dichiari di avere 7 punti, in quel momento tu hai due cose che puoi fare. O dici, io sono a posto così,
tutti calano le carte e i punti per raggiungere il 7 sono la somma di quello che tu hai in tavola più quelle che hai in mano, ok? Quindi va tutto a punteggio. Ma se sei veramente figo e certo delle tue possibilità, sfidi tutti gli altri, gli regali un turno extra e tu non lo fai, e se loro, nonostante il turno extra, fanno meno punti di te, prendi un boato di punti, yeah, e ti porti avanti. Ed è un gioco a manche, fa conto che in 4 giocatori, sì, vince il primo che arriva a 30 punti. Questo qui potrebbe davvero diventare il nuovo, un nuovo classico di carte per sostituire giochi, voglio dire, di lunga memoria, come per esempio, che ne so, Six Nimit, Lama, sì, tutte roba che tu puoi giocare in famiglia, che sono di origine tedesca. Questo gioco di origine francese, sì, è veramente, sembra veramente una chicca. Ve la mettiamo in un altro modo. Sono molto belli gli origami. Potete finalmente pensionare i vari Uno, eccetera, i vari giochi da tabaccheria. Allora, chiudiamo con gli ultimi sei, con Terraforming Mars, sesto posto, It, quinto, sì, ovviamente. Biggest Gaming Player. Puoi premiare tutti gli altri, ma alla fine la top 50 la sua merita. Second Biggest Gaming. Eccolo. Esatto. Al quarto posto Cascadia, che vabbè, io rimango super scettico, però vabbè, è lì. È così. Poi c'è Azul, Wingspan e infine, con un numero totalmente insensato, insane, di partite, Ark Nova. Che no, in realtà si è un po' normalizzato Ark Nova, e Wingspan l'ha quasi ripreso, però stiamo parlando di giochi che hanno sostanzialmente numeri di partite completamente diversi rispetto agli altri, e per, con cui chiudiamo questo lunghissimo intervento. Adesso passiamo a, ovviamente, il gioco di banda, che è Super Combo Fighter, di cui sono campione imbattuto, e poi... Veramente, ma tra l'altro non, cioè, non imbattuto nel senso... con lo scontro fatto, deciso all'ultimo, cioè su, fa conto, di violenza, 20 di violenza. Sasso carta forbice, Jack ne ha vinti 18 e i miei due vinti hanno prodotto non 0 danni, cioè, ormai è una di quelle situazioni in cui credo che quando comincerò a perdere perderò sempre. E dopo, ovviamente, chiusura con Ale, The White Castle. The White Castle, chiusone. Allora, banda, oggi porti un gioco erede della tradizione del mitico Battlecon, di Yomi, eccetera, per cui ci spiegherai un po' in cosa si differenzia questo Combo Fighter da altri prodotti, perché lo stavi aspettando da tanto tempo, chi sono ovviamente i tuoi personaggi preferiti, immagino, dei tre box che hai acquistato a Essen. Allora ragazzi, beh, sostanzialmente lo cercavo da anni, da quando i ragazzi di Shut Up and Sit Down ne parlarono come il loro miglior gioco preferito, il loro miglior gioco di combat uno contro uno di carte nel genere. E purtroppo però, per una questione di diritti, come spiego all'interno, insomma, dell'intervento che faccio, ci deve essere stato qualche scazzo tra Asger e Snorre, i due autori, e la Plotmaker Games, che abbiamo conosciuto, sì, ci, esatto, illustrato, e la, sì, la, tra l'altro lui assomigliava un casino a Chris Hemsworth, non so se l'hai visto, comunque, e la Colossal Edition, che è quella che gli produceva il gioco in origine. Adesso probabilmente si sono riaccaparrati i diritti dopo che magari sono scaduti i termini, che ne so, e hanno riportato a Essen questa edizione del gioco, che è la Plotmaker Edition, quindi è la prima edizione in cui i due autori sono anche editori e si sono fatti loro il gioco. Quindi cosa hanno fatto? Loro hanno preso tutti i personaggi della prima edizione e hanno mandato avanti le loro vite, quindi il look che hanno è più maturo, sono vestiti in modo diverso, la loro vita è andata avanti e hanno attraversato anche delle cose, delle fasi della vita molto problematiche, come per esempio alcuni sono finiti in prigione, alcuni hanno avuto figli, eccetera eccetera. Ma quello che rimane fisso all'interno del gioco sono ovviamente le rispettive tecniche di combattimento. A differenza di Battlecon, Yomi ed Exceed, qui le persone, tutti i character coinvolti in questo gioco, praticano arti marziali vere, reali. Cioè, c'è quella che fa kickboxing, quella che fa Krav Maga, il boxer, quella che fa taekwondo, eccetera. E, tranne quella col bastone, tutti vanno in giro a mani nude, pugni, calci, gomitate, ginocchiate, eccetera. Le due differenze principali tra Battlecon e tutti gli altri giochi del genere sono principalmente queste. La prima è l'accessibilità, cioè Combo Fighter è un gioco con cui puoi giocare con chiunque, non ha alcun tipo di barriera linguistica, lo spieghi in 3 nanosecondi e poggia sul sasso carta forbice, che noi a livello in gergo tecnico chiamiamo il double blind. Comunque giri due carte coperte, le giri e vedi, il blu vince sul rosso, il rosso vince sul giallo, il giallo vince sul blu, fine. Da lì in poi parte però la vera pasturona del gioco, ovvero la creazione di combo, che è l'altra grande cosa che lo diversifica da tutti gli altri titoli suoi competitor, ovvero il fatto che nel momento in cui tu
butti, cioè sostanzialmente vinci il primo round, in pratica puoi chainare, come era in Tekken, tutta una serie di movimenti accessori che derivano dal primo movimento originale, che chiamiamolo il movimento di apertura, per creare delle catene vere e proprie di combo che causino dei danni incredibili. Addirittura puoi produrre quelle che si chiamano signature moves, cioè delle mosse peculiari, asimmetriche del singolo lottatore che causano dei danni pazzeschi. La cosa veramente incredibile è che se voi provate a formare una combo con le carte di Combo Fighter, poiché gli autori Asger e Snorre sono grandi appassionati di arti marziali nella vita reale, vi renderete conto che a differenza delle carte di come sono illustrate in tutti gli altri giochi, la dinamica e la cinestetica dei movimenti descritti in ogni carta, che tra l'altro sono full art e secondo me di una bellezza incredibile nel loro look retro, sono realistiche. Cioè, tipo la tipa che uso io, la mia preferita, che è appunto la kickboxer nord europea, e quella che vive a Rotterdam, insomma, parte con la sua super combo da 15 danni tirando una ginocchiata allo stomaco dell'avversario. Quando lui si piega, lei cosa fa? Deve tirargli un calcio in faccia, ma non può farlo da quell'angolatura. Quindi gli autori nella combo hanno inserito una carta morta che si chiama Create Angle, appositamente per darti l'idea che lei, dopo che ti ha piegato in due con una ginocchiata, trova l'equilibrio, si sposta indietro e ti tira una legna sul muso col piede, poi ti tira un diretto e poi un'altra legna sul muso col piede. Questa cosa, tra l'altro, sinistra, destra, sinistra. Questa cosa loro l'hanno fatta per ogni singola carta del gioco e per ogni lottatore e ogni combo. È una cosa sconvolgente. Io mi sono, ovviamente, non ho, da quando sono tornato da Essen, avuto tempo di guardarmi tutte le combo di tutto il gioco, ma dei personaggi che ho giocato, ammetto, tutte le combo che ho visto sono coreografate in questo modo, perché loro hanno proprio studiato questa dinamica di combo per renderla verosimile, cioè con una gestione del blocco, della gestione del movimento e dell'attacco, esattamente come nelle arti marziali. E tra di loro si diversificano un casino, perché il wrestler ti prende, ti sbatte a terra e ti riempie di saccagne finché sei a terra, però il problema è che finché non riesci a metterti a terra, ovviamente gli altri hanno un vantaggio su di lui. La tipa che fa Krav Maga ha tutte le reattive, cioè ha tutte delle skill per cui ti intercetta e poi cosa fa? Cerca di farti svenire col soffocamento, ti fa 20 danni di soffocamento. Sì. Tutti i personaggi di questo, cioè persino il lottatore di football, il running back di football, sì, addirittura, ha tutte delle mosse in cui lui ti blocca i colpi col suo corpo, ma lui nei blocchi ti fa danno. Normalmente in questo gioco con i blocchi non fai danno. Cioè, ognuna delle personalità che sono contenute in questi tre set da quattro personaggi è stata veramente lavorata e cesellata in anni per ottenere dei prodotti incredibilmente asimmetrici, e la barriera d'entrata per giocare a Combo Fighter è zero. Cioè, tu dici a uno, vecchio, sasso, carta, forbice, e se vinci, chaini combo. Chiediamo a Cruza di retematizzarlo come Bucky, cioè, e gli facciamo fare... È una roba... Sarebbe bello. Quindi, guardate, ammetto che in origine ero un po' scettico quando i ragazzi di Shut Up and Sit Down ne parlarono come del migliore nel suo genere. E, ripeto, a me, a livello tecnico, per giocatori esperti, chiaramente Battlecon ed Exceed e Yomi sono prodotti di una profondità incredibile, come dire scacchi, ok? Ma questo per farci giocare il figlio, la moglie, l'amico casual, sì, l'amico che non vuole saperne i giochi da tavolo ma vuole provare qualcosa di nuovo, questo è adatto davvero a chiunque, ovviamente previo digerire il tema, perché è comunque, sì, un combattimento uno contro uno. Guardate, un prodotto veramente, veramente super. Tra l'altro abbiamo chiesto all'autore qual era il personaggio di cui lui andasse più fiero, ci ha risposto il boxer. Eh sì, perché è Elijah King, perché sostanzialmente lo hanno creato come tributo a Muhammad Ali e gli hanno fatto le stesse skill di Muhammad Ali. Quindi lui ha il footwork di Muhammad Ali, ha tutti dei pugni, dei jab, il mitico jab fantasma, eccetera, eccetera. E loro hanno ricostruito le chain che faceva lui e anche il suo stile di combattimento con le carte. E se tu vedi e metti in fila le carte di Muhammad Ali, ti rendi proprio conto che è tipo proprio lui. Schivata, tipo sinistro, destro, sinistro, cioè pugno allo stomaco, pugno al viso. Cioè, lo vedi che cinesteticamente questi hanno fatto un lavoro incredibile. Cioè, io non saprei nemmeno, per carità, non stiamo parlando di gente, secondo me, come
i più grandi autori tedeschi che fanno i germanoni, ok? Però ammetto che nel suo genere, cioè io non so nemmeno quanto ci abbiano messo a ricercare di farci stare in una carta un senso logico legato all'arte marziale di appartenenza, un senso di combo legato ai beat 'em up, ai picchiaduro da sala giochi, e un comunque senso di speed damage, sì, quindi l'equilibrio anche e un flow del gioco che tu ti siedi, e io ho giocato con Jack, che a Jack questi giochi fanno cagare, e abbiamo giocato tranquillamente due partite in 15 minuti, cioè voglio dire, è un gioco che ha dei vantaggi. Io mi sono divertito, ma mi ha pestato come no, ma in realtà è bello, perché in realtà il sasso carta forbice di apertura è comunque un gioco basato anche un po' su quello che, cioè, tu hai degli elementi per decidere, non è che giochi a caso. Cioè, tu sai che il giocatore davanti a te è fortissimo nel rosso, negli attacchi. Perché i deck sono tutti asimmetrici. Mm-hmm. Il mio personaggio era molto forte nei blu, e il blu batte i rossi. Quindi c'era tutto un discorso di quanto Banda vuole spingere sulle sue combo, quanto vuole anche lui sapeva che io ero forte nei blu. Blu. Quindi in realtà tu hai questa percezione, cioè questo modo di più o meno capire. Poi l'altro cosa fa? Ti gioca tre carte rosse per farti una combo e tu dici, beh, adesso non avrà tante carte rosse, ma magari varia, e quindi se varia allora provo. Poi c'è tutto un gioco, diciamo, di testa, che poi alla fine si concretizza con un bellissimo sistema di combo che è super semplice, molto immediato, senza testo, e fa anche tema alla grande, mm-hmm, nel senso che poi loro hanno tutti i personaggi hanno una cosa che si sblocca a un certo punto, del tipo la mia preferita, questa qui ha una roba molto semplice però nell'economia di una partita molto efficace: quando lei mette a segno un colpo refilla 6 carte e non ha 5. Questa quindi cosa ha più chance di pescare una carta per fare una nuova combo. È una cosa piccola però in realtà molto forte all'interno del gioco. Il suo aveva la condizione che scartando 3 carte blu lui usava Gun Jack, quello sostanzialmente è Gun Jack di Tekken, lui si energizzava e quando tirava delle katanghe faceva più 3 danni. In questo gioco più 3 danni è tantissimo, mediamente viaggi sul più 1, lui viaggia sul più 3 perché è un gigante enorme, veramente fortissimo, e spaccava. Sì, cioè, poi ci ha fatto vedere anche il personaggio quello più, gli ho detto, vedere il personaggio più avanzato di tutti. E c'è questa tizia, sembra Jubilee praticamente, che ha due bastoni elettrici con cui fa delle combo, però sono combo che quando c'è una combo dove è insta win, se te la fa ti fa tipo la Duken di Ryu in Street Fighter. Se te la fa, basta, morto. Potevamo lanciare l'intervento forse. Sì. Vai, dai, lasciamo fare la discussione. No, va bene, ma sai che basta. Vai Banda con Combo Fighter. Quando Asgeir Johansen e Snorre Krog fondarono Plotmaker Games nel 2013, i loro progetti erano pubblicati da editori consolidati. Oggi i due sono finalmente uno studio e un editore indipendente, cosa che gli ha consentito nel 2022 di fare il rebranding del loro gioco più amato di maggior successo, ovvero Combo Fighter. Combo Fighter è la lettera d'amore di due amici ai grandi giochi arcade di combattimento con cui sono cresciuti. Combo Fighter è nato da una passione comune per i picchiaduro old school da sala giochi, per i fumetti e per le arti marziali in generale. Gli autori volevano un gioco che catturasse davvero la magia dei classici giochi di combattimento da sala giochi. Volevano che il flow di Combo Fighter fosse veloce ed esaltante come una partita a Tekken o Street Fighter. Volevano un card game dove l'azione vera e propria non fosse solo sul tavolo, ma anche e soprattutto nella mente dei giocatori. Il senso del gioco avrebbe dovuto vertere sul tentativo di anticipare sempre l'avversario, di leggere il suo gioco, di prevedere le sue intenzioni prima che si realizzino. Traendo ispirazione dalla complessità del gameplay di Tekken 3, gli autori distillarono l'essenza del combattimento in 3 azioni chiave: attacco, difesa e movimento. Questa dinamica di sasso carta forbice forma la base e il core del gioco. Questo semplice meccanismo consente un'azione da sala giochi a velocità fulminea. Sebbene il gioco abbia una sua profondità strategica, infatti, questa profondità è più psicologica che logica. Ciò consente un gioco intenso di bluff e di lettura dell'avversario, perfetto per trasmettere le sensazioni tipiche dei giochi di combattimento arcade ad alta velocità. Con Combo Fighter, Asgeir e Snorre non volevano mosse che sembrassero solo fighissime di per sé. Volevano dare ai giocatori la possibilità di creare serie di movimenti epici. Volevano dar vita a mosse singole e cool secondo una certa logica intrinseca delle arti marziali. Mosse che si combinassero per raccontare una storia.
Asger e Snorre volevano un gioco accessibile indipendentemente dal livello di abilità dei giocatori. Per giocare a Combo Fighter non serve essere un maestro degli scacchi, basta aver voglia di divertirsi con qualcuno. Volevano che il focus fosse emotivo, basato sulla gioia universale di sferrare un colpo decisivo o realizzare una combo perfetta. Combo Fighter concerne la precisa scelta di un personaggio tra molti e nel tempo il volerlo far diventare un combattente formidabile. Ci sono combattenti che amano sferrare potenti colpi d'impatto, combattenti specializzati in lunghe sequenze di tecniche devastanti e poi ci sono i geni tattici che lavorano turni su turni per costruire e realizzare combo vincenti all or nothing. In Combo Fighter ogni personaggio è un mondo a sé, dal punto di vista marziale e dal punto di vista meccanico. Ma chi sono le stelle di questo spettacolo, i combattenti coraggiosi e determinati che con gioia versano sudore, lacrime e sangue per il nostro intrattenimento? Tele Stomp Manawa è tornato! I vecchi fan del gioco sanno che questo tizio è il campione di sumo wrestling di Combo Fighter, è una crasi tra Zangief di Street Fighter e Raiden del primo Fatal Fury. Stomp è lento, ma cavolo, la sua carta terremoto colpisce come una palla demolitrice. Potete praticamente sentire la terra tremare quando la gioca. E la sua combo danza di guerra samoana gli permette di rimettere ripetutamente quella carta in mano. Ah, e Stomp pare aver firmato un grosso contratto. È ora sponsorizzato da Papa Syrup. Gli amanti dei pancake hanno un nuovo idolo. E il Colonel Karu? Gli autori, post viaggio in Finlandia, hanno trovato l'ispirazione per Karu sul fondo di una bottiglia. Karu è diretta, efficace e forte come la birra finlandese. Karu significa orso, termine perfetto per lo stile di combattimento senza fronzoli del Krav Maga. Meccanicamente Karu introduce carte nuove senza colore, carte speciali che escono dal cerchio del classico sasso carta forbice, carte che consentono tecniche speciali ad alto impatto. Karu è madre di 6 ragazzini, quindi sa come mettere alla prova gli altri. Ruby Fox ebbe un forte impatto nella prima edizione del gioco. Immaginatevi di Gordo di Tekken, Fox ne mantiene lo stesso ritmo e lo stesso flusso. E il suo stile gioca carte e spera in Dio ricorda perfettamente il modo totalmente random di giocare Eddie alla PlayStation premendo a caso triangolo, cerchio, quadrato e X fino alla morte. Con un potenziale di danno superiore a 20, è garantito che Fox terrà il suo avversario sempre sulla corda. A livello di look, qui siamo in zona patinatrice, a rotelle, anni 80, una vera icona di stile. Vi ricorda qualcuno di Overwatch? Rendendo omaggio al leggendario Muhammad Ali, Elijah King vola come una farfalla e punge come un'ape. Assumendo il ruolo di King, è possibile rivivere lo spettacolare ed unico stile di combattimento di Ali al tavolo da gioco, sfoderando le famose tecniche del campione come il jab danzante e il pugno fantasma. Elijah ha un carisma fuori dal comune, un personaggio tributo a un vero eroe. La storia di Ferro, di Francisco Ferro, è incredibile. Nella loro recensione della prima edizione, i ragazzi di Shut Up and Sit Down lo descrissero come un investment banker, un individuo che spesso lavora per istituti finanziari che si occupa di raccogliere capitali per società e governi. Gli autori di Combo Fighter hanno dato corda a questa narrazione, ma il problema con gli investment banker è che a volte vengono beccati e a volte sono persino innocenti. Anche se la prigione potrebbe aver cambiato l'aspetto di Ferro, il suo karate Kyokushin, no pain no gain, rimane feroce e devastante come un venerdì nero per il mercato azionario. Con un cenno a Hwarang di Tekken, Snowstorm è una valanga di calci spettacolari. Snorre è per metà norvegese, quindi Storm è anche una canzone d'amore segreta per il suo paese perduto. Meccanicamente le mosse di Snow sono state riviste per dar vita a un gioco molto più fluido rispetto a quello della prima edizione. Ora i passaggi durante una combo sembrano naturali come una brezza d'aria. Gli amanti di Tekken apprezzeranno sicuramente l'essenza di un combattente in pieno stile Hwarang mentre salgono sul ring con Snowstorm. Malaya de Vera è una miscela di arti marziali reali e mosse fantasy completamente pazze. È una studentessa nerd che ricorda Jubilee, tecnologica, appassionata e smanettona. La sua power bank portatile le consente di alimentare i suoi bastoni Arnis e di sferrare una potente mossa finale che ricorda la Duken di Ryu. Questo colpo farà sicuramente sudare ogni suo avversario, esattamente come Junior Aurelius. Malaya è super astuta, ma anche estremamente croccante da giocare. E infine, amici, Katashi The Bull Ono. Immaginatevi un running back di football americano diventato combattente. Questo è Ono in poche parole, si tratta di aspettare il momento giusto, nascondersi dietro i suoi potenti blocchi per preparare una corsa devastante e sferrare il colpo decisivo. Inoltre, gli osservatori più attenti potrebbero riconoscere il mech di D.Va da Overwatch come fonte di ispirazione per il suo look.
Asger e Snorre hanno voluto pimpare la loro miscela originale di elementi tradizionali fantastici e con l'uscita di Combo Fighter Plotmaker Edition volume 2 e 3 i due hanno voluto spingere ancora di più sul fattore superpoteri asimmetrici, conferendo al gioco una dimensione alla Kick-Ass. Per l'ispirazione si sono rivolti agli illustratori Michael Lark e Jean-Paul Leon. Entrambi realizzano pose impressionanti e dinamiche nei loro fumetti e le loro coreografie di combattimento sono al contempo potenti e crudeli. Lark e Leon sono stati anche grandi fonti di ispirazione per il modo in cui si progettano e si disegnano equipaggiamenti e tecnologia. In Combo Fighter infatti si possono sentire il peso fisico degli equipaggiamenti e le illustrazioni. Asger e Snorre volevano che le icone del gioco imitassero i pulsanti delle vecchie sale giochi. I giocatori dovevano sentire di martellare i pulsanti mentre giocavano le carte. Nei prototipi iniziali i pulsanti sembravano pulsanti di app moderne, ma quando furono introdotti i pulsanti e il design originali del cabinato da sala giochi in Combo Fighter, tutte le cose andarono al loro posto, in modo naturale. Gli autori vollero che l'interfaccia utente del gioco sembrasse fatta di plastica grezza di colore grigio chiaro, come sul primo controller PS1. Aggiunsero poi piccole ammaccature e schegge sulla superficie per la texture, ma per essere onesti molti di questi sottili dettagli sono andati perduti in fase di stampa. Quando si disegna digitalmente a volte si tende a ingrandire un po' troppo. In Combo Fighter il mazzo è anche la barra della salute di ogni personaggio. Ogni colpo che si subisce comporta perdere carte perché la resistenza del combattente si esaurisce. Questo meccanismo è stato principalmente ispirato dalla lotta nella vita reale, perché chiunque abbia mai combattuto sul ring sa quanto sia logorante farlo. La grande abilità di ogni consumato praticante di arti marziali consta nella gestione del respiro, della resistenza e del non sprecare inutilmente fiato ed energia. Giocare bene a questo gioco implica dare valore a ogni singolo colpo sferrato. Questo è stato il mantra di design seguito da Asger e Snorre durante lo sviluppo. Gli autori hanno preso spunto dai leggendari giochi di combattimento e creato un sistema di combo che consente ai giocatori di comporre e suonare una sinfonia di colpi. Vinci un ribaltamento e hai la possibilità di sferrare una raffica di carte in una sequenza che deve scorrere perfettamente. È come quelle combo sbalorditive da sale giochi, incredibilmente soddisfacenti da eseguire. Fai brillare le combo. È stato l'altro mantra di design, perché è lì che accade la magia vera e propria. In questa edizione del gioco, Asger e Snorre volevano rendere i singoli power-up ancora più dinamici per offrire scelte più interessanti ai giocatori. Mentre sviluppavano il gioco, è stato sorprendente per loro vedere quanto fosse possibile differenziare i personaggi con questo semplice meccanismo. Il logo di Combo Fighter, infine, è ispirato a una patch da BMX che Snorre aveva da bambino. Molti giochi di combattimento si basano pesantemente sul rosso e nero per la loro identità visiva. Con Combo Fighter si voleva rompere un po' il modello sia in termini di aspetto visivo dei combattimenti che di schema di colori. I toni blu del logo hanno trovato posto anche negli sfondi dei combattenti individuali. Si è optato per sfondi discreti che non rubassero la scena al combattente che supportavano. Snorre ha avuto l'idea per gli sfondi guardando suo figlio giocare a Mirror's Edge. Combo Fighter utilizza appieno il sasso carta forbice, lo utilizza per creare un gioco accessibile con un ritmo veloce, esattamente come dovrebbe essere un gioco di combattimento. Ogni giocatore tiene in mano 5 carte, dove ogni carta rappresenta una mossa. Combo Fighter utilizza il sasso carta forbice per metterci nel mood di un combattente. Ci troviamo di fronte a un altro combattente e lo osserviamo, guardando le sue mosse. Potremmo lanciare un pugno, girare a sinistra o prepararci a un blocco. Sasso, carta forbice o attacco, difesa, movimento, come vengono chiamati nel gioco. Tuttavia, è qui che Combo Fighter si distingue con la sua personalità unica, perché quel pugno avrebbe potuto anche essere un gancio o un altro calcio alto. Questo è importante perché ogni attacco ha una diversa velocità e potenza. Inoltre, un gancio non può portare immediatamente a un calcio alto. Quindi, concatenare diverse carte richiede destrezza. Bisogna eseguire un'azione di movimento o di difesa nel mezzo di un attacco, ed è così che è costruito il motore principale delle combo. Qualsiasi combattente che riesca a leggere per primo l'avversario può sfruttare il vantaggio e proseguire con ulteriori mosse, creando una combo. Una combo ci permette di giocare carte aggiuntive sommando i danni inflitti. È il modo principale in cui vengono decise le partite. Chi vince il round può giocare molte carte e infliggere danni, mentre i perdenti scartano semplicemente la carta giocata e molte altre, a seconda dei danni inflitti. Ogni tanto, alcune di queste combo possono portare a una signature move, mosse molto impattanti che possono decidere l'incontro. In modo elegante, la condizione di ciascun combattente è rappresentata dal loro mazzo di carte. Man mano che il gioco avanza, il mazzo si esaurisce, i combattenti si stancano e aumenta il rischio di KO. Se un KO diretto non si verifica, alla fine ci si sente storditi e messi fuori gioco. A meno che ovviamente non si metta fuori gioco prima l'avversario. È incredibile come il semplice continuare a giocare carte esaurisca un combattente.
Una chicca dal punto di vista tematico: costruire grandi combo con molte carte giocate significa contemporaneamente stancare se stessi. Bisogna investire ogni energia saggiamente e mantenere il sangue freddo fino alla fine. Quando si balla uno intorno all'altro nell'arena, ogni istante e ogni futuro possibile sono rappresentati da una mano di soli 5 carte. Questo ristretto panel di opzioni rappresenta i probabili esiti in un preciso momento del combattimento. Potremmo voler entrare con un montante, ma potremmo anche essere leggermente fuori tempo, rendendolo impossibile in quel momento. In sostanza, non abbiamo mai il pieno controllo dell'incontro, possiamo solo agire in base ai nostri riflessi e alla nostra capacità di leggere l'avversario. Se vogliamo davvero cercare di portare a segno quel montante, dobbiamo aspettare il momento giusto, gestendo la nostra mano per costruire la grande mossa, anche incassando diversi colpi nell'attesa. È così che si imparano il ritmo e la personalità dei personaggi, cosa scartare, volontariamente o meno, e cosa tenere. Una volta che si padroneggia questo aspetto del gioco, bisogna imparare come adattarlo ai diversi avversari. Ogni combattente in Combo Fighter ha stili di combattimento drasticamente diversi. Un combattente potrebbe avere più del 50% di attacchi nel mazzo, un altro solo il 33%. Differiscono inoltre la quantità totale di carte diverse in ciascuna categoria, così come il numero di mosse che consentono di costruirci sopra delle combo. Con un core molto semplice, Combo Fighter riesce a creare un sistema che consente facilmente stili di combattimento molto diversi, non solo per i 12 combattenti disponibili, ma per tutti quelli a venire. Molte persone credono erroneamente che, essendo basato sul sasso carta forbice, Combo Fighter sia esclusivamente una questione di culo. Ma in Combo Fighter la skill del giocatore conta, conta e come, e ne serve molta in realtà. Quando due persone giocano per la prima volta, finiscono velocemente in staggering, e spesso la vittoria sconfitta sono decise dalla fortuna. Questa però è la natura del gioco quando due combattenti inesperti entrano nell'arena per la prima volta. Tuttavia, eccovi alcune delle cose che un bravo giocatore di Combo Fighter è in grado di influenzare e manipolare: il bluff, la gestione delle carte in mano, la gestione del mazzo, i calcoli rischio-ricompensa, la lettura degli stili di combattimento degli avversari, i tratti del combattente, il giudicare il ritmo della partita. Il cuore di Combo Fighter è il giocare diversi round in una partita. Tipicamente si gioca la meglio delle tre. Ciò dà al giocatore migliore un margine maggiore, gli dà più tempo per investire skill. Una partita completa può essere facilmente giocata in 20-30 minuti nonostante i 3 round. Questa durata contenuta è importante perché spinge al limite il core di Combo Fighter, ovvero il suo ritmo. In quell'arco di tempo di 20-30 minuti si prendono circa 30-40 decisioni. Questo è tremendamente tematico e spesso cinematografico quando si arriva dopo l'1-1 all'ultima sfida finale. E combattere il wrestler o il kickboxer non è la stessa cosa. Il wrestler potrebbe in qualsiasi momento schiantarti a terra, rendendosi immuni ai danni, triplicando i suoi e sbloccando una signature move da 25 stecche con una presa. In una certa percentuale c'è sicuramente il fattore C coinvolto in Combo Fighter. Riuscendo a prevedere le mosse dell'avversario si vince anche se tali previsioni sono del tutto casuali. Molti di voi penseranno che questo aspetto sia il male assoluto, ma per me invece è parte delle qualità del gioco. Per anni mi sono consumato in uno contro uno di carte basate sul double blind, Battlecon, Exceed, Yomi, per citare i più famosi. Un grande problema di portare questi giochi al tavolo è trovare avversari altrettanto abili. Se sono troppo bravi o troppo inesperti rispetto al mio livello, la partita diventa quasi inutile e nessuna delle due parti impara davvero nulla. Poiché Battlecon, Exceed e Yomi sono giochi basati pesantemente sull'abilità, la gamma di avversari disponibili è piuttosto limitata. Pertanto, per me, la natura del guess bluff di Combo Fighter significa che anche i nuovi giocatori possono facilmente guardare e capire cosa accade in partita, individuando dei momenti in cui pensare «ma sai che io avrei giocato in modo diverso?». E hanno ragione, ma il giocatore migliore ha comunque un vantaggio. E la natura dei 3 round, di quello che considero una partita completa, aggiunge ulteriore tempo per il giocatore migliore per applicare skill, letture e vincere. Non posso dire lo stesso per Battlecon, Exceed e Yomi, e se Combo Fighter fosse altrettanto dipendente dall'abilità diretta, lo porterei al tavolo molto molto meno. Dopo diverse partite sarei molto avanti rispetto a ogni singolo individuo contro cui gioco e le partite sarebbero scontate. Detto ciò, i newbie vengono comunque divelti nelle loro prime partite contro i giocatori esperti a Combo Fighter perché semplicemente hanno bisogno del giusto warm-up per trovare il loro ritmo e il loro personaggio. Concludendo, amici, cercavo Combo Fighter da anni senza successo. A causa delle solite beghe sui diritti del gioco, gli autori hanno potuto riportarlo in fiera in vendita solo quest'anno. Ho subito fatto un paio di partite con i personaggi base, partite in cui Jack mi ha letteralmente disintegrato vincendo il 90% dei sasso carta forbice di entrambi i round. Ho approfittato del 3x2 portandomi a casa tutti e tre i cofanetti da 4 personaggi disponibili e non me ne sono affatto pentito.
La cura con la quale Asgard e Snorri hanno confezionato Combo Fighter è semplicemente commovente. Si percepisce in ogni singolo dettaglio che questi due sono cresciuti a pane e Tekken 3. La cosa che mi manda i matti è sicuramente la grafica full art delle carte e la loro capacità di creare una vera sequenza di movimenti sensati a partire da una schivata o da un blocco per arrivare al colpo finale. Ripercorrendo i singoli istanti e movimenti e urlando in faccia all'altro il nome della combo che sta per travolgerlo, come da regolamento, si percepisce una cinestetica totalmente assente in battle con Exceed e Yomi. Qui la sensazione di sana violenza, di colpi sferrati e incassati, è reale. Il rumore di un pugno che incrina costole o di un calcio che rompe la mandibola è reale. La sensazione di premere tasti e creare coreografie di mosse micidiale è fottutamente reale. Ogni mazzo di Combo Fighter è un mondo, contiene solo 50 carte divise in poche tipologie di attacchi, movimenti e blocchi, ma ogni singola carta del gioco è finemente cesellata a livello logico e cinetico, perché chiunque pratichi arti marziali sa perfettamente che prima di sferrare un colpo bisogna crearsi una finestra, un'occasione precisa di colpire. Purtroppo, visto da fuori, Combo Fighter sembra un prodotto vintage, nostalgico, non in linea con i canoni estetici moderni. Difficile immaginare invece quanto deliberate siano state le scelte estetiche e iconografiche del gioco da parte degli autori. Battlecon, Exceed e Yomi non si avvicinano minimamente a questi standard che definirei emotivi. Tutti e tre vertono esclusivamente sulle fredde meccaniche. Ma per ogni giocatore di Battlecon, Exceed e Yomi sul mercato ne esistono 99 potenziali di Combo Fighter. Quando andavo in sala giochi da piccolo, davanti al cabinato di Street Fighter 2, trovavo la fila per un motivo: l'accessibilità del gioco. Insomma, amici, se vi piacciono i card game di stecche uno contro uno, non fermatevi all'apparenza e date un'occasione a Combo Fighter, perché ne sa un casino, e soprattutto, finalmente, perché potrete giocare a un gioco uno contro uno di carte con chiunque vogliate. Bene, e chiudiamo l'episodio di oggi con Ale, e uno dei titoli che è emerso come i primi, secondo me è emerso come il titolo di Essen 2023, un titolo di Devir che si chiama The White Castle, che è il seguito spirituale di Red Cathedral, di cui abbiamo parlato in tempi non sospetti e che è piaciuto molto anche a tutti quanti. Sì, no, è veramente molto bello, un bel prodottino. Sì. Siamo riusciti a giocarlo qui, un prodotto Family Plus davvero fatto bene, con grande linearità, grande immediatezza per il suo ovviamente settore. Adesso Ale, io sono curioso di sapere com'è andata con The White Castle, che promette ancora meglio, insomma. Allora, The White Castle l'ho portato, in realtà non dovevo neanche portarlo alla con di Dado in Bilico, ma siccome è arrivata la è copia, è arrivato giusto giusto, è arrivato giusto giusto il giorno prima, ne abbiamo approfittato, ce lo siamo portati via. Il destino ha bussato alla porta e Ale ha risposto, e per fortuna Massimo e Simonetta, che erano lì, conoscevano un po' le regole, quindi mentre loro spiegavano la prima parte io mi sono studiato le altre, e quindi ci siamo completati e abbiamo potuto, insomma, presentare il titolo, perché una volta che i ragazzi hanno visto che era disponibile lì da loro, hanno detto era disponibile come premio, ma non c'era nessuno che lo faceva giocare, quindi okay. Intavolato come premio a cosa, scusate? Perché hanno fatto una lotteria interna della con, e alla fine era il terzo premio, però non c'era una copia fisica da giocare, c'era solo quella del premio. E quindi abbiamo approfittato del fatto che noi ne avevamo una e ci abbiamo giocato. Giusto. Essenzialmente il gioco che segue in un certo senso quello di Dread Cathedral, gli stessi autori, che sono Sheila Santos e Israel Sendrero, e vi mette nei panni di quattro clan minori che devono partecipare alla costruzione del castello di Imeji, mi pare sia, il castello dell'Airone Bianco, quindi uno dei tre castelli giapponesi più famosi. E nel fare questo bisogna cercare di ottenere il favore del Daimyo. Poi il tema è veramente molto appiccicato sopra, perché una volta che sei lì di fronte al setup pieno di carte, pieno di variabili, con i ponti, con i loro dadi schierati sopra, ti dimentichi un po' qual è il senso del gioco e sei più che altro concentrato in questa corsa, perché è una corsa, ragazzi, che vi vede in tre turni con 9 azioni, cercare di ottimizzare al meglio e fare più punti possibili. È velocissimo. Un gioco, allora, con spiegazione tutto, ma il gioco giocato 80 minuti sulla scatola, 80 minuti al tavolo. Proprio pazzesco, c'è proprio un equilibrio mostruoso. In 4. Gioco in 4, giocato in 4. Best player count in 4. Sì, il gioco consiste, secondo me sì, non credo sia da affrontare in meno di 3, quantomeno. C'è una modalità solitaria che sarà quella che esplorerò nei prossimi giorni e che farà parte poi dell'intervento preregistrato,
perché voglio capire come funziona, e anche perché leggendo un po' di commenti su BGG pare sia particolarmente sfidante e difficile, quindi voglio capire. Ma una delle scene top della giornata è stato Andrea, uno dei ragazzi che ha partecipato alla prima partita, che fa: ah guarda, ci sono i token, perché la griglia va a 40 punti, sì. Più di 40, più di 80, sì. Vabbè ragazzi, arriveremo a 120 punti, sì. La partita si è conclusa con lui che ha vinto a 27. Madonna, sì, 27. E lì girava gente, sì, ma il record, sì. l'ha fatto chicca con 37, ecco, e voglio mamma dire mia. E parliamo di gente, delle bestie, sì, di agli Eurogame, c'è, ecco. Stata in realtà una regola che è stata applicata male, che abbiamo corretto poi, perché quando tu prelevi una carta fai anche una delle azioni che è indicata su quella carta, quindi in realtà vai a farne, al posto di 9 in realtà ne fai tipo 11-12, comprimi, sì, un po'. Ma il bello del gioco è che devi ottimizzare tutto, cioè tu, ok, devi, non lo so, andare al pozzo perché in quel momento ti servono delle risorse che sono là, va benissimo, tu però devi controllare il tabellone. Magari c'è un'azione concatenata che ti porta a fare l'azione pozzo, facendo anche dell'altra roba. Quindi tu devi proprio avere l'abilità di poter scansionare la plancia, ecco. E capire qual è l'azione in migliore, pratica imbattibile. Che in sequenza ti porta a fare quello che in realtà vuoi non fare. Non sa mica che Ale è forte di lui. Perché Ale, quando c'è questa roba qua, proprio è difficilissimo. Infatti io ero esaltatissimo. Mentre guardavo giocare, ero veramente esaltatissimo. Poi vediamo se funziona veramente, se la modalità singolo giocatore è veramente così sfidante come dicono. Di sicuro con Red Cathedral hanno prodotto un gioco euro che è sia leggero che complesso nel suo modo in cui devi sviluppare bene le azioni. Questo qua è uno scalino ulteriore, il livello di complessità si alza notevolmente, per quanto l'azione sia strasemplice, perché prendi un dado e utilizzi quel dado per fare l'azione che ti serve. Quindi il turno è, tra virgolette, banale, spiegato così, ma in realtà non lo è affatto. E in più ogni partita, secondo la sequenza di carte di setup che ti vengono fuori, cambia radicalmente, perché una partita hai scarsezza del cibo, la partita dopo il problema è la madrepella che ti serve per andare a fare le azioni nel castello. Quindi devi riuscire a capire qual è la valuta che in quella partita è più preziosa e devi lavorarci sopra. È un gioco che bisogna capire, a livello di longevità è molto difficile adesso determinarlo, ma a livello di gusto di gioco e voglia di vederlo in azione, ammetto, è veramente un titolo candidato notevole. Al Magnifico, Ale? Ovviamente fa parte della platea di titoli papabili che verranno analizzati. È troppo light. In realtà non è così, non è affatto light. Cioè, un gioco che si presenta come light, ha una scatola compatta ma pesantissima, ha un costo 30 euro, ragazzi, follia per la media di titoli che girano adesso. Però una volta apparecchiato non sembra affatto un gioco né leggero, né piccolo, né economico. Quindi in questo devo dire che Devir ha fatto veramente un lavoro incredibile. Ma sai che ha cominciato questo lavoro qua? Ha cominciato a farlo con Red Cathedral. Beh, ma e anche Thrilling Circus. Cioè ha una scatola piccolina e un prezzo veramente incredibile, però poi lo apri e dentro c'è un mondo. Cioè, perché no, beh, come White Castle non ho visto niente di simile. Non so nemmeno a guardarlo tutto deployato. Come non so nemmeno come dentro. Fai a rimetterlo dentro, sono sincero. E la scatola, secondo me, di in realtà la scatola resta leggermente aperta. Cioè, secondo me questa è una cosa ultra positiva. Il fatto che tu abbia una scatola di piccole dimensioni, questo nella tua Kallax, fa sì che ci stiano più giochi, hai un risparmio di volume. E quando tu apri questa scatola è contiene effettivamente tutta la componentistica in quello spazio. Sì. Non scatole vuote su scatole vuote come quelle della Fantasy Flight. Cioè, secondo me questa roba qui è anche un modello più sostenibile a livello proprio di confezione, di prodotto. Anche di distribuzione, sì. Se la scatola più piccola, sì, è meglio, sì, fare, sì. I pallet e più grandi. E i prezzi, voglio dire, i prezzi di questi giochi della Devir sono sconcertanti per il mercato attuale. Cioè, sono giochi, Thrilling Circus costerà 34 euro, voglio dire, c'è una roba incredibile. Ecco, dentro tra l'altro trovate i manuali, i regolamenti sono in 5 lingue, quindi, cioè, ovvio, per far stare tutto io avrei dovuto buttare le altre lingue. Io mi tengo l'inglese e l'italiano. Dentro però il mobiletto lì ci sono altri 8 manuali di Thrilling Circus in polacco, esatto. E altri 8 lingue. Però a me questa roba piace. A parte che comunque è un sistema di distribuire i giochi che secondo me è molto più sostenibile,
però effettivamente il gioco è completamente indipendente dalla lingua a livello di plancia e componentistica. È solo il regolamento che ti interessa. Anche le carte non c'è testo. Anche le carte non c'è niente. Allora. È solo icone. Guarda, che se diventasse uno standard sarebbe veramente una roba galattica. Non tutti fare. I giochi lo puoi fare. Nel stesso London lo fa, sì, perché certo. Nel stesso London, tra l'altro, voglio dire, non c'è. Però, insomma, i giochi che devono mettere testa. Beh, Ark Nova di sicuro non puoi fare. Ark Nova, Terraforming. Ovviamente, quando c'è la parte narrativa o la parte di azione della carta che pretende o quantomeno necessita di una parte di testo, quello lo puoi fare. Però se riesci a tradurre tutto con icone come in questi titoli, ben venga questa politica. Candidato al Magnifico lo vedremo, ovviamente non si possono fare spoiler, però sicuramente sarà uno dei giochi che verrà provati. No, beh, certo. E poi quindi, vabbè, comunque l'intervento che stavo per ascoltare contiene anche le impressioni di Ale che gioca e sia solo sia il multiplayer. Partita a 4, spero di riuscire a fare una partita a 3 o abbassare il counter, a 2 sarà impossibile, ma vabbè. E sicuramente in solitario, perché voglio provare a fare una sequenza per vedere come varia e cosa fa esattamente. Qual è la cosa più entusiasmante? Esatto. Intervento gioco hype The White Castle, vai Ale. Devo ammettere che è complicato, è un po' complicato parlare di The White Castle, ma lo faccio subito dopo aver vinto contro il bot una partita a modalità media, finita 54 per me a 52 per il bot. Punteggio abbastanza basso, perché la prima partita che ho fatto con il bot l'ho persa 81 a 70 e le partite successive in realtà ne ho fatte altre 6 e ne ho vinta soltanto una. Quindi al momento su 8 partite giocate in solitario ne ho vinte 2 e perse 6. Ecco, Giappone, 1761, provincia di Harima. Il daimyo Sakai Tadazumi è uno dei più importanti consiglieri dello shogunato Edo e governa la regione del castello di Himeji. È nei migliori interessi del clan locali, quindi, entrare nelle grazie del clan Sakai. Per ottenere l'influenza, devono inserire membri della propria famiglia a ogni livello della catena di comando del Castello Bianco, da ruoli politici a ranghi militari, fino ai più umili giardinieri che curano i minimi dettagli del parco del palazzo. Questa è l'introduzione del regolamento di The White Castle, gioco pubblicato in Italia grazie a Devir e che vi vede appunto giocare nei panni di clan minori che si trovano coinvolti nella scalata al potere del clan Sakai. Gli autori sono Shei e Isra, già famosi per il loro precedente titolo, sempre pubblicato da Devir, ovvero Red Cathedral, e in questo caso invece ci troviamo catapultati in quello che è presumibilmente il Giappone feudale. In realtà The White Castle ha una tematica che è abbastanza appiccicata sopra il gioco e presto o tardi il mettere i meeple dei vostri guerrieri piuttosto che i cortigiani con il loro kimono, piuttosto che i giardinieri con il loro rastrello nelle varie zone della plancia, in realtà vi troverete insomma un po' slegati da quello che è il contesto effettivo del mondo feudale giapponese. Ma in ogni caso parliamo di un titolo estremamente interessante. Probabilmente l'avete già capito dalla breve introduzione che abbiamo fatto per lanciare questo intervento preregistrato, ma cercherò di spiegarvi in soldoni quello che è il gioco. The White Castle è un gioco euro con un setup estremamente variabile che vi vede posizionare a livello della plancia che raffigura un po' la regione del castello di Himeji, vi vede appunto dividere quello che è il fiume con i giardini di erba e i giardini di pietre, il castello con le stanze degli architetti, dei diplomatici e quella del daimyo e le zone degli addestramenti di campi di addestramento per i soldati e poi, oltre alle porte del palazzo, il pozzo e i luoghi esterni. Diciamo che le terre di confine, se volete. La plancia raffigura in alto una barra di punti vittoria che arriva fino a 40 e il sentiero dell'airone, che è quello che determina non soltanto le stagioni che passano all'interno del gioco, ma anche l'ordine di turno che ricorrerà durante tutta la partita. Il gioco si sviluppa in tre turni, si tratta di un prelevamento dadi e piazzamento dadi che cerca di ottimizzare ogni azione possibile. Perché? Perché alla fine dei giochi voi durante i tre turni di partita in realtà farete 9 azioni, più eventuali azioni bonus che si sbloccano attraverso i giardini. I ponti sono i luoghi che ospitano i dadi e che vi permettono di raccoglierli per poterli poi giocare sulla plancia.
I dadi, a seconda del loro valore, possono darvi monete oppure necessitare di monete per poter essere giocati per fare un'azione. Il loro colore determina le azioni associate e, soprattutto, lo scopo del gioco è quello di concatenare azioni attraverso l'uso sapiente di ciò che vi si mette di fronte. Essenzialmente, se in quel turno voi dovete fare un'azione militare, perché dovete posizionare assolutamente un militare in quella specifica zona, in realtà non dovrete mirare a quell'azione sul tabellone, ma magari trovare quella combinazione, quella sequenza di azioni che vi permetteranno di fare l'azione militare, ma facendo anche dell'altra cosa. Ad esempio, potrebbe esserci una zona di giardini che vi sblocca l'azione militare, l'azione militare che a sua volta vi sblocca un'azione della plancia personale e così via. Chi riesce a leggere meglio sulla plancia queste informazioni e a ottimizzare tutte le risorse a propria disposizione, e sono i sigilli del daimyo, sono il cibo, il riso, il metallo e la madreperla, queste quattro currency sono quelle fondamentali da tenere in equilibrio, perché dovete avere la currency giusta al momento giusto. È un gioco quindi che vi costringe a pensare in modo molto laterale, a sviluppare il gioco, controllare tutto quello che potete fare. Segnalo, come hanno fatto già molti recensori, ma è giusto ribadirlo, che c'è un piccolo errore sul regolamento in italiano. Infatti, durante l'azione Castello, voi spostate i vostri cortigiani lungo il primo o il secondo piano, eventualmente il terzo, della plancia. Quando lo fate lungo il primo e il secondo piano, nella stanza in cui arrivate andate anche a prelevare una carta che rappresenta tre azioni. Una di queste azioni, a sfondo bianco, sarà quella che potrete fare come bonus per l'azione appena fatta di castello. Nel regolamento italiano invece è specificato di fare le azioni a sfondo bianco. È un piccolo errore, però è sostanziale ai fini della partita, anzi rende il gioco ancora più stretto di quanto già non sia. Io ho fatto un attimo un test, ho giocato a 4 giocatori, ho giocato a 3 giocatori e ho giocato 8 partite in solitario. Durante l'evento a Bardolino, la Dadi in Bilico Con, ho avuto la possibilità di farlo giocare a 3 diversi gruppi, quindi ho avuto modo di studiare un attimo il gioco attraverso le loro partite, come se avessi visto 3 gameplay essenzialmente. È stato fatto un errore, tra l'altro, non è stata applicata la regola, quella dell'azione sulla carta che si va a prelevare. Ma ad ogni modo questo mi ha permesso di studiare un attimo il gioco e poi proporlo a casa a 3 diversi gruppi di gioco. Abbiamo fatto 6 partite in modalità competitiva, 8 partite invece le ho fatte in modalità solitario, e ogni partita è stata molto diversa dalla precedente. Infatti ad ogni setup del gioco vi troverete con la scarsezza di una determinata risorsa. Ad esempio, la risorsa che mancava di più nella partita che ho appena vinto 54-52 contro il bot, la risorsa che veramente mancava in plancia era la madreperla. Questo ha reso molto difficile effettuare le scalate per il palazzo, quindi i cortigiani sono stati molto pochi, soltanto il bot è riuscito a posizionarne diversi. Io per fortuna me la sono giocata bene con i giardini, che sono quelli che poi mi hanno dato la vittoria. Tra l'altro i giardini sono un elemento estremamente tattico della partita, soprattutto se giocate a 2 o a 3 giocatori. Infatti, quando alla fine del prelevamento dei dadi di ogni round rimangono dadi nei ponti, i giardinieri che lavorano sotto quei ponti ripetono le azioni bonus che hanno nella carta su cui sono posizionati. È molto complicato spiegarvi questo gioco senza l'ausilio di una fonte visiva, ma vi invito a controllare, perché devo ammettere, la plancia, che all'inizio può apparire un po' confusa, in realtà appena avete assorbito il regolamento vi si apre letteralmente davanti, notate tantissime cose proprio a colpo d'occhio. Quindi questa cosa dei giardinieri mi ha dato tantissime opzioni, soprattutto contro il bot, perché mi giocavo, sono rimasto essenzialmente il secondo di turno, di conseguenza ero l'ultimo a prelevare il dado dai ponti e cercavo di farlo anche in funzione delle azioni dei giardinieri che io volevo fare al termine del round. Questo mi ha dato un enorme vantaggio sul bot, enorme, che in realtà sono stati 2 punti quelli che mi hanno permesso di vincere.
Le zone dei campi militari, tra l'altro, è un'altra zona molto particolare, perché i campi militari che hanno valori di metallo 1 tra 5 sono campi che hanno anche loro azioni bonus. Un'azione gialla, che normalmente è di risorsa, in quello più piccolo, un'azione blu, che normalmente è un'azione di rimessa rispetto al tabellone, vi fa fare un'azione collegata, tipo una della vostra plancia personale, un'azione castello, un'azione giardiniere, un'azione militare aggiuntiva, via dicendo. Quindi veramente dovete proprio controllare e concatenare, capire qual è l'azione che vi dà più punti vittoria alla fine di ogni singolo round, ma soprattutto dovete sacrificare le cose non fondamentali. Non incaponitevi nel cercare di tenere tutto in equilibrio, ma cercate di capire cosa potete sfruttare al meglio. Potrebbe esserci la scarsezza di una risorsa, possono essere i sigilli del daimyo, che sono fondamentali per fare azioni da spendere, per fare azioni più potenti o per passare le stagioni. Però è un gioco veramente che premia il colpo d'occhio e la capacità di reagire tatticamente a quelle che sono le modifiche al tabellone. Modifiche che sono tantissime. In fase di setup voi posizionate 6 carte per i giardini, 6 carte per la plancia castello, 4 token con azioni nella zona militare e la bellezza di 3, 6, 9, 11, 13, 15 token dado. I token dado sono quelli che vi dicono: se mettete il dado di quel colore su questa azione, fate queste azioni. Quindi questa enorme variabilità alla fine vi dà la possibilità di avere partite che non si ripetono o che comunque hanno pochi elementi di ripetizione all'interno del gioco stesso. Inoltre il titolo arriva già con una mini espansione inserita all'interno della scatola, che vi dà 2 token militari più 2 token dado aggiuntivi e 3 token dado aggiuntivi rispetto a quelle che sono le base. Quindi avete anche la possibilità di non utilizzare tutti i token, ma di averli sempre un po' mescolati, quindi dare un ulteriore piccolo twist alla fase di setup. Sinceramente non so la longevità quanta sia, di sicuro a me sta divertendo tantissimo. È raro che io mi sia trovato a fare 8 partite in solitario in una settimana, penso mi sia successo con pochissimi giochi in passato. E devo ammettere che la scatola è super compatta, è un po' difficile rimettere tutto dentro chiudendola perfettamente, a meno che non buttiate via i regolamenti in più, tipo il regolamento tedesco potrebbe non interessarvi, lo potete buttare via, quello in spagnolo lo stesso. Io sinceramente sono uno che tende a non buttare la roba che c'è nella scatola, cerco di mantenerla, soprattutto in ottica poi di eventuale rivendita, perché se ci sono tutti i regolamenti dentro è anche più facile piazzarlo. Però ecco, rimane leggermente aperta. Adesso cercherò di capire se c'è un modo più astuto per mettere dentro la roba, però sostanzialmente rimane un po' aperta. 30 euro di costo in negozio, è possibile che in futuro ci siano anche degli sconti, ma sinceramente per un gioco di questo livello, di questo tipo, mi sembra un prezzo onestissimo e non mi capacito di come Devir riesca a farlo. Lo stesso Three Ring Circus, l'abbiamo detto anche in episodio, costa 36 euro anche quello e ha moltissime robe dentro la scatola. Veramente questa roba devo assolutamente congratularmi con Devir per questa politica, perché ormai i prezzi stanno diventando veramente aggressivi, purtroppo in negativo, per tantissimi giochi. Vuoi per la spinta di Kickstarter, vuoi per il problema delle spedizioni, vuoi per altri mille motivi, ma sicuramente è un grosso problema. E vedere giochi di questo tipo a questo prezzo fa sinceramente anche bene al cuore. Ecco, è un titolo quindi che vi essenzialmente vi regala in questi 9 dadi che andate a prelevare durante queste 9 azioni che andate a fare durante i 3 turni di gioco, veramente tantissimo, tantissimo da pensare. Una particolarità che ho notato è che tutte le partite si sono concluse più o meno nell'arco di 80-90 minuti, come indicato sulla scatola, 80 minuti fino a 4 giocatori. Mi ha stupito, perché comunque il livello di pensiero è veramente molto alto, le cose da considerare sono molte, ovvio si premia il colpo d'occhio, ma dovete controllare continuamente la plancia e prima che torni il vostro turno il vostro avversario potrebbe togliervi una carta e metterne una nuova, potrebbe addirittura tutti quanti fare l'azione castello, cambiarvi 3 carte e questo veramente modifica radicalmente il vostro turno. Ma comunque
prima del vostro turno al massimo cambia una carta. Quindi quello che può essere l'ultima azione prima che tocchi a voi è essenzialmente, al massimo può capitarvi sì che vi tolgano una carta e ne mettano un'altra. Questo può completamente cambiare la vostra strategia, ma dovete essere consapevoli che può capitare. Non è un grosso problema, nel senso che comunque è una su sei carte, perdonatemi, su cinque carte all'interno del palazzo, perché quella del Daimyo non cambia mai, e quindi bene o male il vostro turno dovreste più o meno averlo in testa. Dovete comunque sempre prestare attenzione a dove sono gli altri. È molto molto difficile capire chi sta vincendo durante la partita. Potete fare una stima, potete guardare i giardinieri li posizionate e vi danno punti vittoria fissi, quindi più o meno sapete, quello là ha piazzato 4 giardinieri, ha fatto 12 punti, farà 12 punti là. I soldati sono dei moltiplicatori dei cortigiani che sono nel castello, quindi se uno ha un moltiplicatore di 6 o di 7, fate presto a fare una piccola moltiplicazione, cercando più o meno di orientarvi su chi è in testa. Però una cosa un po' complicata da fare durante la partita, se cercate anche di ottimizzare i vostri turni, c'è poi l'ottimizzazione della vostra plancia personale, che così come succede in molti altri giochi tende a ottimizzarsi con il tempo. Via via che piazzate meeple si sbloccano funzionalità. L'azione lanterna, che è l'azione che fate quando bonus che fate quando prelevate il dado di valore più basso dai ponti, a un certo punto comincerà ad essere una sequenza di 4-5 carte, di 4-5 piccole risorse che vi entrano, ma che fanno parte del calcolo per il vostro turno. Ci sono veramente molte cose da tenere a mente mentre giocate. Tenete comunque presente che per quanto il tema sia molto carino, è assolutamente appiccicato sopra il gioco. Non vi sentirete un membro di un clan che cerca gloria all'interno del palazzo del Daimyo, ok? Sarete impegnati a controllare carte, a vedere dove posizionare meeple e che dadi prendere. Fine. Poi la cura grafica, lo stile, la logica e la comprensibilità dell'icone facilitano molto la lettura del titolo. È un gioco che ha tantissimo potenziale, che al netto di una spiegazione di una decina di minuti, non di più, in realtà è più facile da giocare che da spiegare. Perché? Perché dovete far notare le tante piccole cose, come si concatenano le cose sulla plancia. Però devo dire, The White Castle conferma quanto di buono si era già visto da parte di questi attori con The Red Cathedral, e in un certo senso fa uno step ulteriore sia nel grado di complessità che nel grado di difficoltà, ma mantenendo comunque un feeling e una presentabilità molto molto ampia. Il pubblico che può approcciare The White Castle è molto ampio, nonostante quelle che sono le difficoltà che vi ho elencato durante questa mia disquisizione. È veramente un titolo che farà, penso, parlare di sé nei prossimi mesi. È un titolo che spero non sparisca, perché è un titolo che mantiene una certa freschezza. Stiamo parlando del miglior Eurogame, bla bla bla, questo non ve lo so dire onestamente. È veramente un ottimo gioco, ha tante cose positive che si vedono, ha anche lati un po' bui. Sicuramente il tema poteva essere affrontato in modo un pochino diverso. A me piace molto cercare la narrativa che emerge dai giochi, io adoro i giochi narrativi, qui sinceramente si sente molto poco. È un gioco di ottimizzazione, è un gioco che premia più che la capacità di pianificazione, premia il colpo d'occhio e proprio la capacità di reagire tatticamente alle modifiche della plancia fra un turno e l'altro. E soprattutto la capacità di leggere il tabellone capendo su quale risorsa puntare, qual è veramente il, in un certo senso, l'ago della bilancia della partita. Se riuscite a sfruttarlo al meglio, allora la vittoria sarà più semplice, non sicura, ma sicuramente più semplice. Adesso io sto per affrontare il bot a livello hard, finora ho sempre giocato al massimo a medium e adesso mi sento pronto, mi batterà quasi sicuramente perché parte con determinati vantaggi,
però ecco, devo dire che sono molto curioso di vedere cosa succederà. Tra l'altro, in solitario una partita non mi è mai durata più di 30 minuti e anche questa per me è una cosa super positiva. In realtà ci metto più a fare setup che non a giocare, scherzo. Il setup è un po' lungo le prime volte, poi vi abituate e iniziate ad avere una certa coerenza, però veramente un titolo che dopo le buone vibrazioni percepite a Essen si è confermato grazie all'evento dell'associazione di Dadi in Bilico e straconfermato al tavolo in questi ultimi giorni. E rieccoci qua ragazzi, abbiamo dato veramente tutto anche questa settimana, è stato bello avervi con noi per un paio di orette anche questo giovedì. Non ci resta che salutarvi, augurarvi una buona settimana. Un saluto da Jack, uno da Banda, uno da Mac e uno da Ale. Grazie a tutti amici e come sempre ci vediamo dall'altra parte. Ciao, ciao ragazzi, ciao.